Diciamo con la necessaria attenzione, e poi è previsto alla fine di questa sessione un quarto d'ora per una discussione e domande. Eh, quindi, innanzitutto vorrei dare la parola al primo relatore che, a differenza del programma, non sarà il dottor Claudio Carlon dell'ECA, ma l'ultimo relatore della sessione, il dottor Luca Pereno di Leroy Merlin, perché per problemi diciamo, contingenti organizzativi deve rientrare a Milano nel pomeriggio. Quindi chiederei al dottor Luca Pereno di, di intervenire e di presentare il tema dell'informazione sulle sostanze chimiche nella grande distribuzione, tema che peraltro si collega con l'ultima relazione che abbiamo sentito questa mattina sulle iniziative di informazione portate avanti dalle amministrazioni. Prego dottor Pereno. Allora, grazie dell'invito, grazie anche per il cambio di programma del quale mi scuso. Eh, prima di iniziare, volevo solo fare due premesse, una premessa personale e un'altra aziendale. La prima, quella a livello personale, per dire che probabilmente la regola che tutti conosciamo della geometria, che sostiene che le parallele non si incontrano mai, in effetti non è, mai, non è possibile, perché a livello personale io. Posso ammettere, non con orgoglio, però posso ammettere che tutto quello che è mondo chimico per me è proprio un mondo totalmente sconosciuto. Se ricorda al liceo, io ho fatto il liceo scientifico, un programma di quarta liceo alla chimica, ero l'unico che nel primo quadrimestre è riuscito a prendere l'insufficienza, malgrado il nostro professore fosse molto di manica larga, difatti era il primo che era dispiaciuto per questa insufficienza. Quindi il fatto che io possa intervenire all'interno di un di un convegno di, di questa importanza sul, sui prodotti RICE e davvero fa capire che anche le parallele si possono incontrare. Quindi non diamo nulla per scontato e comunque vuol dire che bisogna lavorare su queste tematiche perché esistono consumatori e persone ignoranti come il sottoscritto e quindi ne abbiamo bisogno del, del vostro lavoro, della vostra informazione e della vostra formazione. La seconda è una considerazione aziendale, non è che voglio farvi la presentazione dell'azienda, ma solo per dirvi che la Royal Len fa parte di un gruppo internazionale, un gruppo francese, Adeo, che è presente in Portogallo, Spagna, ovviamente in Francia dove abbiamo la casa madre, in Grecia per dire i paesi dell'Unione. Romania, eccetera, del sud dell'Europa e posso dire, in questo caso sono orgoglioso di dirlo, che siamo l'unica filiale che si può vantare di una, una collaborazione con il proprio Ministero. Come sentito anche questa mattina, spesso diciamo eh sì, ma gli altri paesi, la Francia sono più avanti e spesso quando intervento tutti mi dicono ah, ma avete fatto questa attività di responsabilità sociale e ambientale, che tra l'altro non ho fatto la premessa, ma è l'attività del quale io mi occupo all'interno dell'azienda, perché appunto la vostra casa madre è in Francia, ecco, ripeto con orgoglio che neanche la Francia può vantare la collaborazione col proprio Ministero dell'Ambiente. Quindi colgo l'occasione per ringraziare il dottor Zaghi, ma soprattutto la dottoressa Luppi, per la disponibilità, ma soprattutto la voglia di fare. Perché davvero, io prima ho iniziato da una considerazione personale, però noi rappresentiamo davvero un mondo, il mondo dei consumatori che ha bisogno di queste informazioni. Purtroppo non sono l'unico che è totalmente all'oscuro e totalmente ignorante su queste tematiche. Quindi queste collaborazioni benvengano e diventino sempre più numerose e portatori di, di nuovi progetti. Adesso arrivo alla, alla mia pre presentazione. A livello aziendale abbiamo definito, attraverso un percorso di vision che ha coinvolto davvero tutto il 100% dei collaboratori e dipendenti di LRML in Italia, è stata definita una frase che un po' sintetizza la vision e la mission dell'azienda. Ogni persona ha diritto alla propria casa ideale. Cosa rappresenta questa casa ideale? Ovviamente, da un punto di vista commerciale, potete ben intuirlo, è l'offerta di prodotti che possono realizzare per tutti i nostri clienti o potenziali clienti il desiderio di una casa, la loro casa dei sogni. Ma non è solo una mission legata alla, al nostro business, ma è legata a altri tre concetti di casa. Il primo è un habitat ideale. Il secondo l'azienda ideale, quindi l'azienda la casa che dobbiamo vivere noi tutti dipendenti almeno 8 ore al giorno. E l'altro è il concetto davvero di casa ideale che può avere due, due connotazioni: una la prima, un po' legata a quello che vi dicevo prima, sul mondo prodotto e l'altra anche sul mondo sociale, per cui ci vede davvero impegnati nel garantire questo diritto anche a chi non ha una casa e chi sta vivendo nel quotidiano la problematica dell'abitare. Quindi, come vedete, la salute. È una tematica trasversale sui tre temi. Quello dell'habitat, che comunque un prodotto che impatta sulla salute impatta necessariamente negativamente anche sull'ambiente. L'azienda ideale è compito dell'azienda: è il diritto di ogni lavoratore vivere in un'azienda in cui la salute è al centro, la salute e il benessere del dipendente. E la terza, noi ci trattiamo di un'azienda di distribuzione, dobbiamo offrire ai nostri clienti dei prodotti che non impattano negativamente sulla propria salute e poi diciamo che sotto ho messo un po' la, la catena di valore della nostra azienda vedete che rispetto a una tradizionale azienda di, di produzione abbiamo molti processi che ci vedono al centro tra il mondo della, della produzione quindi quello rappresentato dai nostri fornitori e il mondo del consumo rappresentato da, dai nostri clienti per cui abbiamo questa, questa funzione di anello di congiunzione tra questi mondi e quindi se parliamo di responsabilità ci vede impegnati in prima linea su due fronti. Uno, a formare, informare e pretendere alcune cose dai fornitori e offrire dei prodotti sani ai nostri clienti e aiutarli a formarli anche nell'utilizzo e nella consapevolezza dell'uso di questi prodotti. Per cui questo anche un po' vuole riassumere anche il nostro concetto di responsabilità sociale, che come dicevo prima ci vede anche impegnati su attività sociali, ma come dico sempre questa è la parte più soft, la parte hard è davvero lavorare nel rapporto con, con i nostri fornitori e nella gestione delle nostre strutture, perché è su questo che si costruisce la credibilità dell'azienda. In questo contesto, circa un, due anni fa, tre anni fa, abbiamo... Firmato, ma al di là della firma, abbiamo costruito assieme, mi piace più dire utilizzare questa parola perché alla fine la firma è solo un atto formale. Un accordo con appunto la direzione del dottor Zaghi, grazie all'aiuto di Susanna Luppi, proprio sul, sulla parte del, dell'uso e anche un coinvolgimento con la direzione proprio nella parte di formazione e guida dei nostri fornitori. Ritornando al, al concetto di casa ideale, vorrei affrontare nel dettaglio in sintesi il cosa si è andati a fare, perché al di là delle parole ci vogliono i fatti e della concretezza. Quando parliamo di habitat ideale e quindi eh, discorso ambientale, il punto principale sul quale abbiamo iniziato a lavorare, stiamo lavorando, ed è necessario ancora un passo ulteriore per, per raggiungere ottimi risultati, è lavorare con i nostri capi prodotto e servizio qualità sulla definizione delle gamme e l'individuazione dove presenti dei prodotti pericolosi, quindi delle sostanze pericolose sui nostri prodotti, quindi il toglierli dalle vecchie gamme e non inserirli ovviamente nelle nuove gamme dei prodotti che vengono distribuiti. Un impegno che è iniziato, ma non è che si deve fermare su, su questi settori, soprattutto sul giardino, quindi ad esempio l'utilizzo di tutti i fitofarmaci, tutti i prodotti per il giardinaggio e ovviamente nel mondo delle vernici. Nel quale, comunque, ad esempio, su questo, perché comunque lo dico sempre: il discorso della responsabilità sociale non è un discorso che si fa da soli. Su questo, possiamo anche vantare la collaborazione di fornitori tipo il Boero della situazione, che lavorano e sono ancora più avanti di noi, per cui offrono delle soluzioni ancora prima che noi si vada a richiederle. Azienda ideale, appunto, è quello l'impegno all'interno dell'azienda, al di là di tutta la politica di salute e sicurezza, al quale non. Non rimango qui a parlarne. Alcune tre azioni che abbiamo messo in atto in questi anni. Ad esempio, già ancora prima dell'accordo avevamo sostituito tutti i ticket cassa con i ticket bisfenolo Total Free, tra l'altro anche certificati ovviamente FSC perché è un altro dei nostri principi. Quindi la certificazione di tutti i prodotti in legno o provenienti dal legno, che quindi potevano avere un impatto sulla salute di tutte le nostre di cassa. Una formazione interna. Per capire e spiegare quali possono essere i rischi di alcune sostanze, perché comunque non necessariamente poi la mia situazione è anche ancora abbastanza diffusa, quindi malcomune mezzo gaudo si dice, però c'è molta ignoranza sulle su sostanze pericolose, sostanze a rischio, cos'è anche il RIC, molte volte neanche il, la terminologia RIC è conosciuta sia dal nostro mondo, ma comunque soprattutto anche dal mondo dei nostri clienti. Quindi spiegare ai ragazzi che vivono quotidianamente in contatto col cliente quali possono essere i rischi. Quale può essere l'uso corretto di determinati prodotti, determinate sostanze e anche delle informazioni di base per guidare il cliente, non smaltimento, una gestione del fine vita di questi prodotti. È una formazione che si rivolta essenzialmente, come dicevo prima, al reparto vernice e giardino, perché sono prioritari per la presenza di queste sostanze RIC, anche comunque all'edilizia, per esempio pensando a tutto il mondo delle colle, eccetera, sono presenti nel nostro settore edilizia, e falegnameria. Ovviamente, parliamo di azienda ideale. Dovevamo guidare i ragazzi del reparto su queste, la consapevolezza di questi rischi. A monte abbiamo voluto comunque verificare, la, attraverso un'odita ambientale, lo stato dei reparti, soprattutto vernice e giardino, per assicurarci che non fossero dannosi per le persone che comunque dovevano passare dalle 4 alle 6 alle 8 ore all'interno del reparto eventualmente se fossero stati emersi dei, dei segnali di allarme lavorare in modo tale da rendere i reparti, dei reparti non impattanti negativamente sulla loro salute. Casa ideale, quindi l'utilizzo e la gestione del prodotto, poi forse qui è proprio la parte su cui abbiamo collaborato maggiormente, eh, come dicevo noi lavoriamo con i fornitori Uh, gestione dei fornitori diretti da, dalla filiale italiana sono circa 750-800 fornitori. C'è una parte di fornitori internazionali che sono direttamente gestiti da De appunto la casa madre, il gruppo al quale apparteniamo. Quindi la nostra area d'azione si è concentrata su questi 750 fornitori, che comunque è un numero abbastanza importante che si spalmano su tutti i reparti. Quindi, non parlo qui, più qui di vernici o di, di giardino, ma dall'edilizia alla sistemazione, alla decorazione, al tessile, eccetera. Nel 2015 abbiamo lanciato il, di, il progetto Diritti per la nostra strada, nel quale abbiamo caldamente invitato tutti i nostri fornitori ad accettare i nostri principi etici, quindi firmare il nostro codice di condotta, e in fase di definizione dei principi eh, abbiamo collaborato con la direzione sopra citata, proprio per integrare i prodotti, le indicazioni RIC e verificare anche quello che avevamo scritto, perché appunto è sempre meglio chiedere a chi ne sa più di te, soprattutto per queste materie delicate e quindi abbiamo indicato, integrato all'interno del codice condotta che hanno dovuto, tra virgolette, firmare tutti i nostri fornitori, e tutta la tematica dei prodotti ricci con riferimento all'articolo 33. Appunto, ho usato le virgolette del dovuto perché non abbiamo voluto imporre questo codice, ma abbiamo offerto a tutti i fornitori la possibilità di partecipare a una formazione, una formazione che è stata gestita online, anche grazie anche all'altra collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi Ministero Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, aziende private e altre associazioni, proprio per guidare sui quattro temi i, i nostri fornitori. I temi erano ovviamente ambientale, diritti umani che è prioritario, eh, la garanzia della corruzione, quindi di lotta alla corruzione, garanzia della legalità. E l'ultima la propria salute e sicurezza del, del cliente. Quindi in questo caso era appunto Susanna Lupi che è intervenuta e aveva portato sul tavolo, a disposizione anche delle domande dei partecipanti, la tematica del RIC. Per informare i nostri clienti è stato scritto, pubblicato un, un manuale di sintesi sull'uso corretto delle sostanze chimiche, nel quale appunto viene ripresentata la tematica RIC, cos'è il RIC, il perché nasce il RIC e soprattutto. Nel mondo del bricolage e della casa, il capire quali possono essere i rischi e dove ci sono dei rischi, quali possono essere le soluzioni. Parallelamente, anche abbiamo visto, prima 2015, i nuovi pittogrammi dettati dal CLP. Quindi, anche in questo caso, abbiamo predisposto una comunicazione per il cliente. Sia questa comunicazione che il manuale sono ancora a disposizione di tutti. Che siano clienti o non clienti, comunque sono a disposizione sul nostro sito CSA, per cui sono facilmente consultabili. E anche in questo caso, partendo dal pittogramma, si è spiegato il nuovo pittogramma, il precedente pittogramma, il cosa rappresenta, quali rischi, e nel caso di rischio che non è più un rischio, ma quindi di, di qualche problematica, il cosa e come comportarsi. L'ultimo punto, ovviamente non per importanza, è la formazione con le scuole. In sinergia anche con Civicamente abbiamo lanciato una piattaforma online eh, che ad oggi eh, si struttura in quattro percorsi formativi, uno dei quali l'abbiamo anche in questo caso costruito con, con la direzione sulla casa sana. E quindi è una formazione su queste tematiche, sull'inquinamento domestico che... Prevalentemente indirizzate ai ragazzi delle scuole. In questo caso c'è una formazione per gli ultimi anni della scuola elementare e per i tre anni delle medie, ma una formazione che può essere anche estesa ai primi anni delle superiori, quindi anche i ragazzi del liceo e istituti tecnici possono attingere a questa formazione. Sono dei, delle formazioni interattive. E l'insegnante ha anche a disposizione un manuale di autoformazione proprio per presentare ai ragazzi in classe questa, questa formazione. Come numeri, dall'avvio della formazione ad oggi, non è aggiornato il, il dato, comunque era di qualche settimana fa: abbiamo avuto iscritti circa 80.000 ragazzi, quindi vuole dire che sono 80.000 famiglie, probabilmente non tutti sono ritornati a casa e hanno raccontato che hanno visto questa formazione, però comunque sono 80.000 potenziali ambasciatori di queste tematiche. Per cui, questa è la mia breve presentazione. Vi ringrazio. Vi rimando eventualmente al nostro sito, così se siete curiosi di vedere le varie cose a cui ho accennato, sia IAMico amico Eco, perché tramite il sito è possibile accedere, e soprattutto al manuale. e In futuro, dato che ne parlavamo anche a pranzo, ci saranno anche nuovi sviluppi e nuove collaborazioni. Sempre davvero per questo, in quest'ottica di trasmettere le informazioni, ma nel, più, nel modo più semplice possibile, perché comunque. Ve l'ho detto, in partenza io mi metto nei panni di chi non è che ne capisce tanto di queste cose, quindi stamattina la volpo capito lo 0,01%, però ovviamente siete tutti del mestiere, quindi è logico che si mantenga a livello ai nostri clienti, invece dobbiamo arrivare col proprio linguaggio. Grazie. Bene, buon pomeriggio a tutti. Io sono Mario Cirillo, sul programma c'è scritto ISPRA, Dipartimento per la Valutazione e Controllo della Sostenibilità Ambientale, ma ci tengo a dire che io lavoro nel Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente. Eh, come probabilmente molti di voi sanno, a giugno è diventata legge per lo sta dello Stato l'istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che comprende l'ISPRA, che se volete è il lab centrale di questo sistema e le agenzie regionali delle province autonome. Questo è un fatto secondo me storico, nel senso che eh, tenete conto che la precedente legge è la legge 61 del 94, quindi diciamo, queste cose succedono ogni 20-25 anni. Questa legge è stata approvata a giugno, entra in vigore nel 2017, ci sarà un percorso impegnativo per implementare tutta una serie di atti, per renderla come dire, operativa. Però è un salto di qualità per questo Paese e, ripeto, non esito a dire che eh, è un fatto storico. Eh, Nell'ambito di questo sistema, sicuramente la problematica RIC ha una grandissima rilevanza. Devo dire che già Ispra diciamo, da parecchi anni si occupa della tematica, come sapete in particolare approfondendo le problematiche di sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche piuttosto che eh, diciamo metodiche alternative a quelle della sperimentazione sugli animali, ma adesso tutto questo diventa sempre più un patrimonio dell'intero sistema. Ecco, ci tenevo a dirvelo perché è veramente un evento diciamo, di, rilevanza, di rilevanza. Detto questo, io eh, lascio la parola al prossimo relatore, Claudio Carlon dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche che ci parlerà della strategia di regolamentazione dell'agenzia e l'ultima scadenza per la registrazione. 30 minuti. Dottor Calon, sì. io 5 minuti prima mi permetterò di aiutarla facendole un gesto. Così. No, <ride> Quello è gesto? <ride> <ride> prego, Buon pomeriggio prego. a tutti. Buon pomeriggio. Sì, non mi ero reso conto della piezza della platea quando ero seduto qui in prima fila. Rende ancora più eccitante essere qui con voi. Io sono uno di quelli lì uh, ad Helsinki, capisco che essere a Helsinki crei un certo esotismo, eh, spero che non crei un concetto di distanza. Uh, noi quando siamo a Helsinki e lavoriamo ci sentiamo molto vicini a tutti voi, ci si dimentica di essere a Helsinki, almeno per un momento, <ride> e, e di fatto uh, insomma, eh, ci sentiamo vicini a tutti i dichiaranti eh, in tutti i paesi europei. Peraltro lo vediamo molto spesso anche i nostri colleghi del, dell'autorità competente che vengono a trovarci molto spesso ed altri registranti. Quindi eh, sono qui anche eh, questa volta, ero qui anche due anni fa, molto volentieri. Eh, cosa vi eh, racconto oggi? Eh, la mia presentazione è, eh, consta di due parti. Nella prima parte eh, volevo presentarvi la nuova strategia attuata dall'ECA per la regolamentazione delle sostanze e in una seconda parte invece dare uno sguardo alla nuova scadenza di registrazione che però ho visto essere stata ampiamente trattata nella mattinata e questo eh, mi rende il lavoro più facile, potrò essere molto conciso. Per parlare della strategia attuata dall'ECA, vi rimando agli uh, obiettivi uh, del Summit Mondiale uh, che c'è stato nel 2002 a Johannesburg. L'obiettivo uh, dichiarato nel 2002 era quello, entro il 2020, di ridurre gli impatti uh, significativi sulla salute umana e sull'ambiente derivante dall'uso dei prodotti chimici. Un obiettivo ovviamente molto ambizioso, molto è stato fatto. Devo dire che il REACH e il CLP sicuramente hanno un ruolo essenziale, non soltanto a livello europeo ma anche a livello mondiale. Il guardare a questi obiettivi che sono molto vicini dal punto di vista temporale impone anche due domande. La prima è se siamo riusciti ad ottenere l'informazione necessaria per gestire questi impatti. E la seconda, se stiamo agendo con una ragionevole eh, velocità nel eh, regolare le sostanze potenzialmente pericolose. Ovviamente queste due domande sono eh, strettamente interrelate perché abbiamo bisogno dell'informazione per individuare queste sostanze e eventualmente confermare o eh, rimuovere eh, il sospetto di un pericolo. Però eh, la, eh, questo concetto di tempo e questo concetto di, di informazione eh, sono proprio quelli che, eh, quello che hanno eh, ispirato la nuova eh, strategia di regolamentazione. La necessità, eh, l'esigenza di chiudere questa lacuna informativa per prendere in considerazione in tempi eh, ragionevolmente brevi le sostanze potenzialmente pericolose. Cosa non da poco considerando i numeri delle sostanze di cui stiamo parlando. Siamo oltre eh, 5.000 le sostanze nel, nel fasce di tonnellaggio più ampio e stiamo parlando di oltre 20.000 di sostanze che verranno registrate. Quindi ehm, in questa, eh, nello scopo della nuova, della nuova strategia ci proponiamo di distinguere sostanzialmente le sostanze che sono sul mercato in tre classi quelle di bassa priorità per le autorità competenti quelle invece che sono già riconosciute come sostanze potenzialmente pericolose e sono indirizzate a un processo regolamentativo e quelle sostanze invece che per lacune informative o per la necessità di approfondimento e di valutazione sono soggette appunto ad ulteriore valutazione e per queste avere anche un piano ragionevole per dire entro un certo tempo ci ripromettiamo di scrutinarle tutte. Ma come fare questo? Come fare? Ovviamente questo impone un processo di prioritizzazione delle sostanze. Eh, innanzitutto, prioritizzazione non vuol dire che alcune sostanze non verranno toccate, ma semplicemente che eh, ci si riserva eh, la possibilità di eh, considerarle successivamente. Una priorizzazione eh, nei termini più semplici eh, può fare riferimento ai tonnellaggi, tonnellaggi eh, più ampi, e all'esposizione potenziale, cioè vediamo quali sostanze eh, indicano già una potenziale esposizione per lavoratori, consumatori e ambiente e quali di queste sostanze. Uh, già mostrano delle lacune informative che devono essere considerate. Detto questo abbiamo tre linee di azione. La prima è una migliore integrazione dei processi uh, REACH e CLP. Quando abbiamo iniziato i, i processi sono stati implementati più o meno allo stesso tempo con uh, un livello di integrazione e interazione che non era ottimale. Cerchiamo di ottimizzarlo e rendere la macchina più funzionale. Seconda linea di azione, rendere più efficace il controllo di conformità o compliance check come potrà scapparmi di dire eh, per eh, consuetudine. E eh, terza linea di azione, anche il riconoscimento che il processo di valutazione non è un processo isolato. È, um, sufficiente ma deve essere accompagnato da altre misure in forma concertata introdurrò anche quelle quindi cosa intendo per migliore integrazione dei processi rich e eh, clp Pot probabilmente avete già visto questo schema e eh, mi propongo di eh, analizzarlo un po più nel dettaglio um, questi sono i processi che abbiamo in corso e vedete che tutto nasce da uno screening del pool delle sostanze. Uh, screening, non so bene come tradurlo, mentre <ride> si screening anche in italiano: una verifica superficiale. Ora, quando noi abbiamo iniziato la verifica di tutte le sostanze, eh, già avevamo degli screening orientati alla valutazione delle sostanze o alla selezione di dossier per i compliance check o quelle sostanze che avevano bisogno di ulteriore regolamentazione, questi andavano un po' in parallelo. Ora abbiamo uno screening comune delle sostanze che va a creare una preselezione di sostanze e a quel punto per quelle sostanze vediamo qual è il percorso che si deve fare per poter concludere su una loro eventuale deprioritizzazione o indirizzare le sostanze ad una regolamentazione. Queste domande quali sono? La prima domanda è ovviamente è necessaria, abbiamo l'informazione necessaria, è necessario avere ulteriore informazione. Se... La risposta è eh, sì, è necessaria ulteriore informazione, questi sono gli strumenti che abbiamo. Abbiamo il controllo di conformità, abbiamo la valutazione delle sostanze, abbiamo un assessment delle sostanze che viene anche sviluppato in parallelo, anche grazie ai gruppi esperti che abbiamo all'ECA per eh, la valutazione delle proprietà PBT eh, di eh, in, interferenza endocrina. Ecco, da questo riquadro noi... Uh, otteniamo eventualmente uh, ulteriori informazioni sulle sostanze. Al che la domanda è se questa preoccupazione è del, de, 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 relativa a un certo effetto è stata confermata o è stata rimossa. Se è stata confermata, allora si passa ad una valutazione di quali sono le opzioni di regolamentazione. Eh, come diceva eh, Leonello stamattina, eh, la, la, il documento RMOE, cioè eh, Risk Management Option Analysis, che a sua volta potrebbe concludere no, non è necessario fare nulla, perché ci sono già, per esempio, una serie di azioni fatte volontariamente dall'industria, oppure eh, finisce per portare ad una proposta di regolamentazione, può essere di restrizione, eh, SVC, eh, eh, classificazione armonizzata, eccetera. Ora questo Uh, vuol dire, torno indietro se possibile, uh, vuol dire aver messo un po' a sistema i nostri processi uh, partendo da una uh, sorgente comune e vuol dire anche uh, che il processo di prioritizzazione va di pari passo con un processo di deprioritizzazione perché ad ognuno di questi... Uh, passi dallo screening il uh, controllo di conformità valutazione delle sostanze RME si può concludere che no, questa sostanza può essere eh, deprioritizzata quindi la seconda linea eh, che ho anticipato è un uso più efficace del controllo di conformità e uno degli elementi che abbiamo introdotto è una focalizzazione su alcuni requisiti informativi che sono quelli che ci aiutano a chiarire se la sostanza può essere una CMR o PBT. Quindi sono quelli eh, qui elencati, vanno dalla genotossicità alla eh, tossicità per dosi ripetute, la eh, tossicità per sviluppo prenatale, eh, tossicità per la produzione, carcinogenicità. Uh, tossicità acquatica, biodegradazione e bioaccumulo per i PBT. E non da ultima l'identità della sostanza, che come uh, tutti sappiamo è un po' il uh, prerequisito per capire di che sostanza stiamo parlando e della rilevanza dei dati tossicologici e ecotossicologici che abbiamo. Il secondo punto per un uso più efficace del controllo di conformità è anche una migliore interazione con la valutazione della sostanza. Come avete visto nello schema, bene o male, i due processi fanno parte dello stesso pacchetto per vedere se eh, l'informazione è sufficiente. Quando noi eh, individuiamo un candidato per la valutazione delle sostanze iniziamo sempre una, uh, un controllo di conformità, in modo tale da uh, colmare eventuali lacune informative. Alcune volte il controllo di conformità può essere anche conclusivo, nel senso che uh, otteniamo l'informazione per poter deprioritizzare o per poter confermare il, uh, il pericolo. A volte eh, potrete notare che il controllo di conformità va anche in parallelo alla valutazione della sostanza se è chiaro da principio che agiscono eh, su a, aspetti di pericolo diversi. Questo sempre con l'idea che vogliamo eh, ridurre i tempi per poter concludere sulla sostanza. Terza linea, altre misure concertate. E tra queste volevo citare ad esempio un miglioramento del controllo di completezza dei fascicoli. Le regole uh, di del, del uh, Technical Completeness Check sono state migliorate anche grazie all'introduzione dell'Euclide 6 e in alcuni casi ci potrà essere una verifica manuale del dossier più approfondita per vedere effettivamente se il dossier è completo o no. Quindi questa è una misura che ha uh, una, uno scopo più ampio. Della, dei processi di valutazione che sono invece indirizzati ad alcune sostanze soltanto. Secondo, seconda azione che volevo menzionare è il fatto che, sempre eh, di più vediamo l'esigenza di eh, considerare le sostanze per gruppi, per gruppi di similarità eh, strutturale, per similarità funzionale, e questo perché eh, vorremmo. Richiedere quell'informazione che è necessaria per poter concludere magari sull'intero gruppo. Ed anche perché eh, non, eh, vogliamo incoraggiare anche un'interazione con rappresentanti de dei settori che eh, magari in maniera eh, volontaria e su base di aperta collaborazione vogliono eh, sedersi intorno a un tavolo e vedere come migliorare l'informazione eh, generale. Sul, sull'intero gruppo di sostanze. Questo è sicuramente di eh, beneficio per mutuale sia per i eh, dichiaranti sia per eh, noi dell'Ecala, dove abbiamo un obiettivo comune, quello di non perdere tempo, non eh, richiedere dei eh, test che non sono necessari, ma a, alla fine poter avere un'assicurazione che c'è un controllo del rischio sull'intero gruppo di sostanze e magari individuare assieme quali sostanze effettivamente richiedono questo controllo. Non ultimo volevo uh, citare le misure per uh, il miglioramento dell'analisi uh, dell dell'esposizione e uh, della valutazione di sicurezza. Uh, sapete uh, delle attività che abbiamo con l'industria nell'ambito uh, degli incontri uh, INES, uh, c'è una roadmap Uh, che è stata definita a livello uh, europeo per capire quali sono gli strumenti mancanti all'industria per poter migliorare questo esercizio. Tra questi, uh, un'introduzione fondamentale è quella delle, delle mappe d'uso. Abbiamo visto che purtroppo gli usi delle sostanze sono uh, a volte descritti in maniera povera e incompleta e non armonizzata, laddove invece questo è alla base poi di di tutta la verifica che viene fatta successivamente. In pratica cosa significa tutto questo per, per i dichiaranti? Molti di voi in platea lo sono. Eh, innanzitutto un'enfasi sulla qualità dei eh, dossier, dei fascicoli. Una scarsa qualità dell'informazione eh, è ovviamente un problema eh, di responsabilità sulle sostanze, è un problema perché può indurre una prioritizzazione sbagliata base sbagliate delle sostanze. È un problema, eh, se vogliamo, eh, anche un rischio per l'impresa, perché eh, oltre a avere responsabilità, insomma, eh, eh, capisco che eh, abbiate l'esigenza di mostrare, rendere chiara e apparente eh, il, il vostro impegno nella gestione sicura delle sostanze. E il, il rischio di in, invertire l'onere della prova alla fine quando l'autorità competente o l'eca interviene su una sostanza è perché eh, c'è qualcosa che eh, purtroppo non è stato fatto adeguatamente, ma questo dovrebbe essere più l'eccezione che la regola. Quindi l'aggiornamento dei fascicoli eh, mi ha fatto piacere sentire stamattina anche Uh, L'ingegnere Scocco dire che uh, i fascicoli, i dossier sono uh, roba viva, sono documenti vivi che uh, non sono chiusi nel momento in cui passano una verifica della completezza ma uh, devono essere aggiornati, aggiornati per quanto riguarda gli usi, per quanto riguarda il profilo della sostanza, per quanto riguarda uh, anche nuove conoscenze sulla uh, tossicità e ecotossicità di queste sostanze. Quindi uh, è importante tenere aggiornati i fascicoli. Eh, guardate bene al, alle informazioni sugli usi e l'esposizione. Eh, notiamo molto spesso che c'è una lunga lista di, eh, di usi della sostanza, poi quando entriamo eh, in discussione con il dichiarante pare che non si sa bene quali siano gli usi, magari nella fretta della, della scadenza di registrazione se ne sono messi tanti che in realtà non sono eh, reali e potenzialmente è una fascia di mercato, però attenzione che... Poi quando si fa una prioritizzazione si vanno a vedere gli usi e se quegli usi indicano che ci può essere una potenziale esposizione per il consumatore e l'ambiente, ovviamente quella sostanza viene prioritizzata. Quindi avere una più realistica e aderente a realtà descrizione degli usi è importante e coprire l'intero ciclo di vita della sostanza, anche il ciclo del eh, rifiuto. L'identità della sostanza è importante, sapete che adesso nel nuovo formato Euclid 6 c'è la possibilità di farlo in maniera più trasparente, che indica meglio anche quali sono i contorni del SIF e quindi anche le necessità di una joint submission. Per quanto riguarda la valutazione dei pericoli, abbiamo eh, un supporto eh, eh, migliore penso per la valutazione dei rida cross, delle categories guardate al, sul sito dell'eca il quadro di valutazione di da raf perché quello è il sono i riferimenti che noi utilizziamo per capire se eh, l'adeguamento informativo sulla base similitudini con altre sostanze sta in piedi o no e eh, come lo usiamo noi ci aspettiamo che lo usiate voi in prima battuta che ovviamente su questo ci deve essere un allineamento di quella che vogliamo essere la confidenza nel poter dire sì, eh, abbiamo informazioni sufficienti su questa sostanza. La vostra sostanza è già stata prioritizzata? Eh, questa è una domanda. Beh, è già stato ricordato oggi. Abbiamo la lista del PACT dove potete vedere le attività che sono già in corso sulle sostanze. Abbiamo anche una lista pubblicata di quelle sostanze che sono state preselezionate per un, ulteriore, un, un, un potenziale controllo della conformità. Oltretutto, eh, ricordavo questo, questo screening che viene fatto inizialmente, se la vostra sostanza viene preselezionata, eh, è già due anni che noi mandiamo delle lettere direttamente alle aziende, indicando che la sostanza è stata selezionata e eh, da lì a poco gli stati membri che eh, partecipano al, al processo faranno una valutazione del dossier. Quindi eh, si dà una possibilità anche di aggiornare il dossier in modo tale che in questa verifica si possano vedere delle, delle informazioni aggiornate e, eh, e che quindi non, non, si, eh, siano, non si facciano delle conclusioni affrettate. Ora, da qui passo a nuovo questo, le registrazioni esistenti, cosa per le nuove registrazioni. Qui mi permetto di andare abbastanza veloce perché, come ripeto, molto è stato detto. E cosa ci aspettiamo? Molte registrazioni, sì, uh, uh, fino a, a 25.000. Più piccoli i SIF, più dichiaranti uh, tra le piccole e medie imprese e uh, anche singoli senza codichiaranti. Meno informazioni ovviamente nei dossier, perché stiamo parlando eh, di, eh, di tonnellaggi minori. Eh, abbiamo cercato di aiutare il processo come eh, meglio eh, potevamo. Eh, noi, trovate veramente molto eh, sul sito dell'ECA e mi ha fatto molto piacere anche in questa mattinata vedere più spesso il richiamo a documenti che sono stati che sono stati pubblicati e la, le fasi che noi vediamo sono sette, eh, dovremmo essere per il 2018 alla fase 5 ormai, la preparazione dei fascicoli di eh, registrazione. Eh, I supporti che eh, diamo non sono solo le pagine web che fanno riferimento a una serie di documenti, sono eh, le applicazioni IT, eh, Rich, Euclid, Kesar sono state tutti, tutte riviste seminari web, leca, appdesk eccetera. Questa è la uh, pagina web che tra l'altro vede molto tradotto in italiano eh, che è già stata mostrata oggi eh, nella quale potete vedere per ciascuna fase di registrazione quali sono uh, documenti e istruzioni utili. Uh, ogni volta tre livelli di approfondimento uno introduttivo, uno di uh, letture pertinenti e approfondimenti e una serie di moduli per l'assistenza. Non mi dilungo su quello, ma vi invito semplicemente uh, a, a, a vedere cosa c'è. Ma probabilmente voi conoscete già bene il sito. Attenzione: ci sono stati alcuni emendamenti ai requisiti di informazione e, e questo uh, sulla. Um, L'idea di promuovere metodi alternativi a test in vivo. Quindi, eh, per quanto riguarda la corrosione, l'irritazione e la eh, sensitization, eh, passiamo a, 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 de a dei test in vitro. Per quanto riguarda la tossicità acuta uh, della uh, pelle, a uh, possibilità di adattamenti che molte volte non richiederanno il test, uh, Euclid 6. Uh, è già stato ricordato, contiene elementi di novità, eh, migliore il profilo della sostanza, ehm, ci sono delle, eh, degli spazi appositi e meglio strutturati anche sulla, per descrivere la sostanza che è stata utilizzata nei test, questo è molto importante perché è quello che ci aiuta a capire se quel test è rilevante per la sostanza o meno, è introdotto il concetto di assessment identity che aiuta laddove per portare informazioni sulla sostanza fate riferimento a, a componenti costituenti della sostanza o prodotti di degradazione della sostanza. E poi volevo menzionarvi che da metà, del, uh, metà 2017 Euclid uh, diventerà anche un cloud service. Vuol dire che non dovrete uh, necessariamente, come piccole e medie imprese immagino, Uh, farvi download di Euclid e avere tutti i dati sul vostro comput computer ma potete fare riferimento a un Euclid in rete, i dati verranno storati nel database, avrete sempre il Euclid aggiornato e uh, un uh, processo di archiviazione anche più sicuro. Trasmissione del fascicolo, eh, sono state già ricordate alcune cose importanti, tra cui l'attuazione del principio OSO e quindi la necessità di, avere, di essere parte del SIF eh, laddove si fa un aggiornamento del sito, ma maggior ragione quando si fa una nuova registrazione. Miglioramento del controllo di completezza, l'ho già detto. Quindi vado a chiudere un po' con i messaggi chiave. Oh, eh, Uh, rimarcare alcuni eh, che ho già detto. La qualità dei fascicoli, quindi, è importante. Non è semplicemente un obbligo di per sé, ma è un po' il pilastro di tutto. Uh, avere una buona informazione uh, lo capiamo tutti, è poi il, uh, il, il, il fattore necessario uh, per poter gestire bene la sostanza. Per voi poterlo fare, per l'autorità competente capire che sostanza è e capire se questa sostanza necessita di ulteriore considerazione. E quindi anche l'aggiornamento uh, dei, dei, dei dossier, dei fascicoli è importante. Eh, L'ECA verifica bene o male tutti i dossier, in un certo modo. Abbiamo degli IT tools che, che fanno lo screening sulla base di algoritmi, alcuni di questi vengono, eh, vengono aperti da esperti, le cose vengono viste, quindi niente viene dimenticato. Ovviamente i livelli di approfondimento possono essere diversi, ma eh, cerchiamo di vederli un po' tutti. La registrazione è del 2018 è vicina, attenzione alle novità. In generale cercate di usufruire al meglio del supporto che viene dato all'ECA, sia per quanto, riguarda, per quanto riguarda la nuova registrazione, ma come ho detto anche negli aspetti di, eh, di valutazione. Eh, cercheremo noi soprattutto laddove l'idea è quella di eh, considerare il raggruppamento di sostanze eh, una collaborazione attiva da parte de dei settori industriali perché eh, altrimenti attraverso diciamo, il, la, la procedura più formale si perde tantissimo tempo. Eh, è importante eh, che si faccia un discorso assieme e si cerchi di capire assieme eh, che cosa manca per poter eh, fare delle conclusioni che sono attinenti non solo alla singola sostanza ma all'intero gruppo. Quindi c'è eh, sicuramente un'intenzione, un e un'apertura in questo senso. Abbiamo già visto eh, delle, dei, del, delle risposte molto positive da alcuni eh, settori industriali. E questo era veramente tutto. Um, per chiudere volevo fare comunque un apprezzamento alla qualità della presentazione anche la mattina e immagino anche del pomeriggio e eh, della, della qualità dell'incontro di oggi um, non so se c'è il tempo di domande adesso io dovrò uh, partire alle 4 quindi non, non sarò uh, qui per, per la sessione della discussione di questo mi dispiace, grazie Grazie sì, dottor Carlon per questa bellissima carrellata, se c'è qualche rapida domanda possiamo, un paio possiamo farle. Nessuno vuole intervenire? Posso farne un Prego. Ecco. Come, eh, avrei... Grazie per la parola. Grazie, eh, come hai avuto modo di... Eh, sentire nelle presentazioni precedenti, no? noi eh, come Paese abbiamo il problema di eh, sostanze eh, che cascano proprio nella fascia del 2018 e tra, eh, di società e aziende che eh, hanno un fatturato che non permette loro, in base alle vendite che riescono a realizzare ogni anno, di eh, coprire le spese di registrazione. Questo discorso è stato ampiamente sviluppato, come ho detto prima, nel caso dei coloranti e lo stesso discorso dovrebbe essere esteso alle essenze e alle fragranze, ma il, e vorremmo che l'ECA, eh, oltre, a, cioè, oltre alle promesse e alle prospettive che ha dato modo di esprimere sia al Caracal che in, in, altri, in, altri, in altri incontri, sia più chiara e, e dia indirizzi più chiari su come devono fare queste aziende per non scomparire dal mercato. Ora il, eh, io lo so che non hai la sfera davanti a te e di vetro per cui la risposta non so quale possa essere, certo puoi essere messaggero eh, presso l'agenzia di questa preoccupazione, presso... La, la Musée eh, Cristal MUSE, che si occupa proprio di, questa, di questi problemi, cioè oltre a quello che hanno preventivato l'IDA Cross e Chiusar, come ne usciamo fuori da questa storia? Cioè, il, eh, vi è una, una flessibilità nell'ambito della documentazione da presentare in modo da non pesare con saggi eh, di costo elevato, e parlo di quelli tossicologici. Oppure eh, eh, quello si deve presentare e quello si presenta, o, eh, non c'è via di uscita. Nella vigilanza noi possiamo agire liberamente e quindi regolare le nostre situazioni eh, del paese, nel paese, ma eh, nelle registrazioni c'è poco spazio. Nelle autorizzazioni abbiamo i tempi di, eh, di autorizzazione che si può gestire sull'assassin's data, anche se adesso l'ECA sta mettendo dei paletti molto alti per eh, spostare la fuori dai limiti previsti dal regolamento, da 18 mesi e oltre. Quindi il, eh, queste regole non faranno che penalizzare ulteriormente l'industria perché non avranno possibilità di avere molti anni a disposizione per trovare sostanze alternative. Ecco, voglio capire eh, politicamente qual è l'orientamento per queste realtà che ho descritto. Grazie. Eh, cosa dire, grazie Pietro. Eh, da una parte mi faccio messaggero, dall'altra non voglio dare eh, così de de dei scenari illusori. Eh, penso che sicuramente è un lavoro che debba essere fatto eh, insieme anche all'autorità competente. So che eh, voi siete molto vicini a questi settori industriali, quindi penso che abbiate un ruolo chiave. Eh, noi eh, all'ECA possiamo dare dei supporti comunque tecnici eh, e. E soprattutto sulla, sulla possibilità di, eh, di affrontare questi requisiti informativi facendo il miglior uso possibile di quelli che sono gli strumenti scientifici che ci sono dati, senza creare illusioni, perché il fatto che ci sia una, la possibilità di usare QSAR o, o Rida Cross non vuol dire che questo sia sempre attuabile. Quindi eh, non voglio dare scenari illusori. Eh, sono de degli strumenti che eh, richiedono molto lavoro e, eh, e diciamo il livello eh, che viene eh, generalmente richiesto eh, prima che dall'ECA anche da, da tutti i Paesi membri in termini di, di rassicurazione che questi siano sufficienti a, a, a rimuovere eh, dei, del, dei, dei dubbi circa il pericolo della sostanza sono, sono alti um, ma eh, penso che siamo sulla buona strada soprattutto laddove eh, devo dire che nel prossimo anno eh, ci rendiamo conto che eh, sia sempre più necessario vedere queste realtà in forma di gruppo, in, in forma di settori industriali per similitudine funzionale o eh, per similitudine eh, strutturale, perché è, è proprio analizzando queste situazioni a livello di gruppo che si riesce a minimizzare anche i costi. Quindi, vediamo. Grazie mille dottor Carlon per questa, anche per questa risposta molto, molto interessante, molto esauriente. Per tentare di rispettare i, i nostri tempi noi non, non vorremmo aprire ad ulteriori domande. Facciamo un'eccezione, un uno strappo, se ce n'è ancora una possiamo farlo altrimenti andiamo, andiamo avanti col programma. Allora c'è lo spazio ancora per una domanda, aiutatemi a individuarla. Benissimo, prego. Sì, eh, Grazie della domanda, questo mi permette anche eh, di, di, di introdurre i due elementi. Eh, innanzitutto nella slide non c'erano eh, gli effetti eh, endocrini, semplicemente perché parlavo di controllo della conformità e sapete che non è tra i requisiti informativi, eh, mentre invece ehm, eh, ci focalizziamo eh, su questi ID concern, effetti endocrini, nella valutazione delle sostanze. Eh, dove abbiamo iniziato già a lavorare da diversi anni e nonostante non ci fosse una definizione, se non quella del WHO, una definizione eh, definita a, a livello europeo, eh, alcune sostanze sono state riconosciute eh, come tali e eh, regolamentate eh, come tali. Eh, abbiamo ehm, cresciuto una certa esperienza eh, come ECA, come stati membri. E come eh, gruppo esperto di lavoro all'ECA eh, c'è un gruppo eh, che si eh, che, che si ritrova regolarmente questo dei id expert group eh, che eh, non ha solo lo scopo di portare esperienza a diversi paesi membri ma anche di capitalizzare questa esperienza e cercare di armonizzare eh, le esperienze adesso eh, ci sono delle proposte di definizione di ID eh, che si riferiscono ai biocidi e pesticidi, eh, ovviamente come si è detto stamattina eh, dal punto di vista metodologico, scientifico eh, ci sarà, la, risulteranno anche dei riferimenti eh, per quanto riguarda il RICE e viceversa. Eh, laddove eh, non appena ci saranno che questi criteri saranno uh, approvati e seguiranno anche delle linee guida. L'ECA e, e l'EFSA uh, stanno già iniziando a lavorare in questo senso, uh, appunto uh, cercando di uh, capitalizzare l'esperienza che abbiamo già uh, acquisito su alcune sostanze. Per capire come possiamo uh, definire sulla base degli strumenti sperimentali e non sperimentali ad oggi, da una parte l'effetto avverso, dall'altra il mode of action, che sono i, i due elementi che poi contribuiscono alla definizione di, eh, di criteria. Quindi diciamo in poche parole, c'è già molta esperienza, uh, nulla uh, frena nel continuare a riconoscere. Uh, i, i sostanze uh, come interferenti endocrini. Nel frattempo abbiamo anche lo, uno sblocco uh, con la definizione di questi criteri uh, che permetterà anche la definizione di linee guida per poter capitalizzare in maniera più, più strutturata questa esperienza. Non solo per biocidi e pesticidi, ma direi anche in, in forma più ampia uh, di pertinenza in RIC. Grazie ancora. A Claudio Carlon per la disponibilità dimostrata non solo in questa occasione, ma anche nelle precedenti, eh, per la gentilezza e anche per la competenza, soprattutto con cui ci ha risposto e, e ci ha fornito il quadro, del, il quadro attuale insomma, della gestione delle, a livello tecnico del, delle norme RIC. E quindi chiederei al terzo relatore, il dottor Pietro Pistolese. Del Ministero della Salute e Direzione Generale della Provenzione Sanitaria che svolge il ruolo di autorità nazionale competente per l'attuazione del regolamento RIC, di eh, presentare il tema che eh, riguarda proprio lo stato di attuazione in Italia del regolamento RIC. Grazie, Pietro. Grazie, Carlo. Ehm, va bene. Io non presenterò una slide, ma mi soffermerò su una, un certo numero di um, tematiche che eh, in 15 minuti mi permetteranno di darvi un quadro, per quanto possibile esauriente, su, eh, che esaustivo su quello che andremo a sviluppare nei prossimi mesi e nel prossimo anno, nella prima metà del prossimo anno. Dunque, cominciamo col dire. Il, eh, per eh, distribuire le risorse che lo sviluppo economico ha messo a disposizione nel, nei piani di eh, sviluppo nazionale eh, dobbiamo far sì che le università eh, si mettano a disposizione, ma anche perché no le stazioni sperimentali che dipendono dalle Camere di Commercio e tutti gli enti di ricerca che sono disponibili a eh, cogliere le richieste dell'industria per trovare sostanze alternative. Perché mi sono posto questo problema? Perché mh, nelle autorizzazioni vi è una, una data eh, entro la quale l'autorizzazione deve essere rinnovata e quando avviene questo la, la, la ditta dovrà presentare eh, o una, una sostanza alternativa oppure una ricerca in stato avanzato, altrimenti l'ECA non avrà nessun motivo al mondo per rinnovarvi quell'autorizzazione. Il, eh, per trovare queste sostanze alternative bisogna attrezzarsi prima. Per attrezzarsi prima, io eh, organizzerò questo, con l'ambiente e con lo sviluppo economico questo mega incontro presso la Sapienza. Il professor Misiti, che è qui eh, seduto in quarta fila, è, è uno dei fautori di questa iniziativa eh, assieme alla scuola di specializzazione presso l'Istituto di farmacia, Chimica e Farmacia della, della Sapienza. Allora, questo è una, avverrà verso eh, la metà di febbraio, più o meno. Eh? Speriamo di rispettare i tempi. Parliamo un attimo degli importatori. Qui abbiamo il, eh, il, come dire, il rappresentante più importante del progetto TICAS di Genova, che è un progetto LIFE, eh, per cui, eh, la, eh, che è eh, quindi sovvenzionato dall'Unione Europea, che ha dato dei soldi per e sviluppare questo progetto. In che consiste? Eh, abbiamo creato presso il Ministero della Salute un database in cui vi sono eh, tre tipologie di, di eh, prodotti, le sostanze, le miscele e gli articoli. Gli importatori tramite decreto saranno invitati, per non dire obbligati, a eh, mh, inserire in dei format se fanno una sostanza nel format per le sostanze, nel format delle miscele se è una miscela, nel format degli articoli se è un articolo. Riempire tutte le caselle di quel format significa che eh, si accende una luce verde presso le dogane che lascerà il prodotto partire o entrare. Se la luce è rossa, cioè manca qualche informazione, non ha importanza, non analizza il sistema e la congruità, l'esattezza dell'informazione, guarda solo se vi è l'informazione. Poi il, i dati arrivano a noi che eh, faremo un'analisi a random ogni anno di un certo numero di importazioni o esportazioni. Guarderemo sono prevalentemente le importazioni, guarderemo quelle. Eh, io spero che il sistema arrivi appunto a vedere anche le esportazioni perché noi siamo referenti per la convenzione di Rotterdam e quindi interessa a noi vedere che vadano fuori solo le sostanze autorizzate dal Ministero sulla base del consenso esplicito che è previsto dalla PIC eh, che è la Convenzione di, di, di Rotterdam e, mh, e pertanto eh, gli importatori eh, daranno la possibilità a noi di fare in forza in vigilanza sulle loro attività. Nello stesso tempo avranno raccolto tutti i dati che saranno necessari durante un'ispezione e non dovranno lì andare a, a ricercarla all'ultimo minuto perché. No vi chiederete, ma come faremo ad avere i dati da paesi ostili a dare informazioni, contrari ad esempio, tipo Stati Uniti, Cina? E la, e il discorso è semplice, nel, negli atti di eh, accordo tra le due parti, esportatore e importatore, l'importatore facciamo che sia italiano, l'esportatore è un cinese, si mette la clausola, che qualora è una clausola internazionale, non, ho, non è inventata in questo momento, che qualora non vengano rispettate le condizioni e gli accordi tra le parti, decade il contratto. Quindi se non si riempie il format che voi invierete all'esportatore, cioè si bloccherà l'invio delle merci dalla Cina all'Italia e, e se dovesse il prodotto arrivare ugualmente senza queste informazioni, noi provvederemo tramite le dogane a rispingerlo. Questo per quanto riguarda gli importatori. E attualmente abbiamo tutta una serie di sostanze su cui stiamo lavorando. Io credo che la più importante per voi sia il biossido di titanio che la Francia vuole classificare come cancerogena 1B. E con la Federchimica e con l'attività... La eh, promessa e in atto della dottoressa Ilaria Malerba che, della Federal chimica che qui ho in prima fila, ehm, verrà presentata alla Commissione europea, all'ECA, una position paper italiana nella quale si eh, valuteranno, si farà una valutazione delle prove francesi, le tre prove che hanno fatto effettuato sugli animali per dimostrare che la sostanza è cancerogena eh, di seconda categoria, vecchia seconda categoria, ma è, in realtà è la 1B. Allora, il, ehm, quindi cercheremo di ehm, demolire questa iniziativa perché l'industria che usica, usa il biossido di titanio è variegata, ve ne sono tantissime attività in cui questa sostanza viene usata anche nel farmaco. Il, abbiamo ancora il problema dell'arsenico a Murano, ho parlato poco fa con la stazione sperimentale del Vetro di Venezia. E ci sono ancora dei problemi da risolvere, ma l'arsenico di, dichiarano che non esiste più a Murano. Il bicromato di sodio ne ha parlato Rossetti per quanto riguarda il tessile e si stanno mettendo in regola sia con la registrazione che con l'autorizzazione, quindi siamo tutti contenti e soddisfatti. E le sostanze ancora in gioco sono il boro, che è, sì, è fuori dal legato 14, ma... L'ECA sta provando in tutti i modi per farvela entrare questa sostanza. Dovremmo saper resistere assieme alla Commissione europea. Il boro è sensibile nel campo delle centrali nucleari e nell'agricoltura. Per quanto riguarda il piombo, il piombo nelle batterie è anche questo è un grave problema qualora entrasse nel legato 14. L'allegato il il 14 non è un divieto ha il problema che eh, vi autorizzano quasi sempre, ma con dei tempi che variano a seconda delle situazioni che si vengono a creare. Il cromo, nel triossido di cromo, hanno dato invece dei sette anni richiesti quattro anni. Perché? Perché l'autorizzazione la, è stata chiesta per una serie di usi, per cui l'ECA non è riuscita a capire eh, l'esposizione le, le, per i singoli usi, perché sono inglobati in un'unica richiesta di autorizzazione. Per ogni uso ci vorrebbe un'autorizzazione a sé, separata, perché il CSR cambia. E il CSR è, eh, mi porta a parlare di un'altra iniziativa che è, è nata proprio ieri, grazie al dottor Antonio Conto della, di una società di consulenza di, di Milano molto importante e dell'AFI, l'associazione dell industria farmaceutica. Le, gli intermedi. Gli intermedi per i sistemi di controllo eh, dei processi in modo... Perché le sostanze non vadano né eh, nell'ambiente né sull'uomo? Eh, eh, questi intermedi eh, l'AFI ha realizzato, ma era lei che doveva farlo, non poteva essere che lei a farlo. Un, un, un procedimento per eh, chiedere la, la registrazione della sostanza come intermedio è di dimostrare che il, il sistema è controllato dal punto di vista della gestione. Sono, è un questionario da riempire che voi invierete nella vostra registrazione e per eh, noi durante la vigilanza per essere sicuri. Che i sistemi non, non fanno uscire il prodotto dai reattori o eh, durante il campionamento, o durante la bonifica, o durante la manutenzione. Questo eh, lavoro verrà eh, concordato con l'AFI eh, e verrà eh, pubblicato a livello nazionale per poter eh, tutti usufruire di, questa, di questo prodotto che è stato, ripeto, creato dall'Associazione dell'Industria Farmaceutica. Il, eh, fra poco, non so fra quando, assieme alla Federchimica abbiamo scritto delle linee guida di come eh, eh, prepararsi a un'ispezione da parte delle autorità eh, regionali. Le ispezioni le fanno le regioni, le organizzano, le predispongono, le svolgono le regioni, le tematiche della vigilanza sono decise a livello di forum eh, e poi eh, traslate nella. Nelle, nelle piani nazionali di eh, vigilanza che vengono pubblicati ogni anno sulla Gazzetta. È il, eh, avremo quindi eh, questa linea guida che servirà proprio a voi, solo a voi. La, gli ispettori sono rimasti fuori da questa linea guida perché loro hanno i sistemi eh, propri di vigilanza e non vogliono interferire l'industria con eh, la, la vigilanza eh, regionale. Quindi avrete questa linea guida, anche questa pubblicata, non so se su una circolare oppure eh, attraverso proprio sulla gazzetta, perché si è visto che le circolari hanno poco peso. Mi rimangono cinque minuti. Allora, il, ehm, vediamo un attimo cosa vi posso ancora raccontare. Ah, eh, da 40 anni a questa parte ho assistito a numerosi decessi dovuti a una pratica poco ortodossa, quella di eh, quando una confezione di biocida per eh, agricoltura da gi giardinaggio o, o, o prodotti per bricolage come eh, vernici, eh, compriamo le confezioni, ecco, l'ore qui, er l'ore Trovate, non riesco mai a pronunciarlo questo nome, è una mia disgrazia. Il trovate scritto prendete un misurino di questo prodotto e diluitelo in un litro e mezzo d'acqua. Voi regolarmente prendete una bottiglia di acqua minerale e diluite il prodotto in questa bottiglia d'acqua minerale e regolarmente le mettete accessibili a tutti per cui passano i vostri figli e provano a bere un po' di acqua che non è altro che un veleno che è stato predisposto per le vostre piante. Allora, eh, quello che abbiamo pensato e l'ho detto anche al Caracal, sono più o meno tutti d'accordo: è quello di mettere nelle confezioni delle etichette adesive, autoadesive, con scritto sopra pericoloso veleno, in modo che voi riempite riempitesi la bottiglia d'acqua minerale o di birra, perché anche le birre vengono usate queste bottigliette, e vi attaccate l'etichetta sopra. Eh? Così evitiamo di avere segnalazioni dai CAV di avvelenamenti di tutti i tipi. Allora vediamo un po', YouTube in università, importatori, sostanze di alletta. Quando pa parlavano eh, i nostri amici della, che eh, hanno collaborato e forse veramente sono i soli della grande distribuzione che hanno lavorato col Ministero dell'Ambiente, gli eh, volevo solo ricordare che oltre a Ricce e CLP esistono delle norme nazionali tipo la formaldeide nel, nei mobili che eh, allora dovrebbe interessare particolarmente perché comprano dei pannelli di legno di truciolato o di legno massiccio, in cui la, la forma deide non tanto nel legno massiccio, quando nel truciolato, la forma deide potrebbe esserci, deriva dalle colle, quindi il, la certificazione nell'acquisto di questi tavoloni deve, essere, deve accompagnare le tavole, no? e è bene che ci si dia un'occhiata, perché è un aspetto molto importante che abbiamo sempre un po' trascurato. Il eh, regolamento finito, il regolamento, sul, eh, sul nuovo, il regolamento CLP sull'articolo 45 che riguarda le, mh, i, i centri antiveleni e la banca dati dell'Istituto de Superiore di Sanità per i centri antiveleni dove si notificano le miscele, no? e, e, e quel nuovo decreto è opportuno che cominciate a leggerlo. Eh, prevede eh, un database sia centrale eh, europeo che un database nazionale su una, eh, su una piattaforma diversa da quella attuale e, e mo delle modalità di notifica diverse, okay, più articolate, più precisa, un numero addirittura identificativo di ogni miscela che viene venduta in Europa. Il, eh, cominciate a darvi una lettura, è vero che entrerà in vigore nel 2020? No? e Io sarò abbondantemente in pensione, però questo a voi non frega niente, però voglio dire non potrò raccontarvelo altre volte, perché mettetevi attentamente a valutare se è opportuno o no e mettermi in regola un po' prima e non aspettare l'ultimo giorno del 2020. Va bene, io ho detto tutto quello che desideravo darvi come informazioni. Eh, qualunque eh, necessità l'industria, ripeto, ha per, eh, nel proprio ambito, ne faccia, ne faccia ho, finito, ho finito pure il tempo il, ne faccia partecipe noi e le regioni perché il, eh, si è, non dovete essere assolutamente lasciati a voi stessi. Sappiamo che eh, solo una collaborazione stretta tra di noi può permettere a voi di risolvere i problemi, e a noi non dover penalizzarvi quando facciamo le ispezioni, tanto più che le sanzioni sono salate. E non vorremmo mettere in ginocchio un'azienda per pagare 15.000 o 20.000 o 90.000 euro, non sarebbe proprio il caso, pertanto, vi consiglio di eh, contattare le autorità regionali eh, competenti sul Rich CLP e quelle centrali, se è il caso. Grazie. Bene, grazie dottor Pistolese. Adesso andiamo alla prossima presentazione. Progetto di sostituzione di una sostanza estremamente preoccupante, il caso dell'Alcantara, sono due e gli autori, non so se parlano tutti e due o solo uno. Lo parliamo entrambi, Perfetto. Lui è l'azienda e lui è lo specialista Benissimo. che ha ottenuto l'autorizzazione. Belloni, Giovanni Belloni e Raffaele Cardarelli, prego. 15 minuti, 5 eh. minuti prima mi permetterò anche con voi di avvisarvi. Grazie. ringrazio. Buonasera, sono Giovanni Belloni dell'Alcantara SPA di Nera Montoro, vicino Terni. Noi siamo un'azienda ex-ENI completamente giapponese, il cui management comunque è tutto italiano e il personale è tutto italiano. Siamo restati tutti completamente italiani. Abbiamo due giapponesi che ci controllano, uno a Milano e uno in stabilimento. Un attimo la società. Noi siamo a Nera Montoro, non siamo molto lontani dal terremoto, balliamo un pochino ma ancora stiamo bene. L'azienda è stata fondata nel 1974, abbiamo lo stabilimento a Nera Montoro, siamo 482 dipendenti, di cui ci sono 35 persone in ricerca, soprattutto laureati. Questa è la foto dello stabilimento, sono 452.000 m2, è una parte tessile, soprattutto la parte fibra, feltro e tintoria. Mentre c'è una parte chimica dove produciamo dei poluretani con un solvente. Nello stesso tempo utilizziamo un altro solvente che è il tricloro di lene, che è l'oggetto dell'autorizzazione, de, dell che opera a circuito chiuso. Come vedete nella parte terminale, ci sono gli impianti di distillazione, poi c'è tutto l'impianto di trattamento acque in prelievo tra fiume e in scarica a fiume. Siamo immersi nel verde, come è giusto che sia in Umbria. Abbiamo instaurato un impianto di cogenerazione che ci permette di produrre energia elettrica e vapore direttamente all'interno del sito, che non è di nostra proprietà ma è in collaborazione con una società esterna. E abbiamo creato un impianto di fitotrattamento dove le acque azotate che vengono dalla parte chimica servono come diciamo, umidificante per le piante e in questo modo invece di sprecare diciamo, energia, vapore, e creare problemi atmosfera con la CO2, produciamo ossigeno dalle piante. Cosa facciamo noi? Con i nostri prodotti noi facciamo abbigliamento, arredamento, auto, marine, electronic, facciamo tutte le applicazioni. Siamo certificati 9001 automotive per la 14.000, 18.000, l'S8000, l'Ecotex Ecco, per la Protax Effedi siamo dovuti andare in Germania. e eh, Che dobbiamo fare? Purtroppo in Italia non si trovano istituti equivalenti. La sostenibilità, siamo carbon neutrali e ci stiamo certificando per l'energia. Cosa intendiamo per sostenibilità concreta nel nostro caso? La sostenibilità economica, sostenibilità come obiettivo di medio di lungo termine e investimenti, sostenibilità sociale, la collettività, i fornitori e clienti il personale e il prodotto, sostenibilità ambientale, approvvigionamento energetico, fitotrattamento, riduzione del peso del materiale, materiali sostenibili, controllo delle emissioni, risparmio energetico, carbon neutrality. Vediamo un attimo la sostenibilità come l'abbiamo declinata nel nostro modo di pensare al nostro futuro. Abbiamo realizzato un fitotrattamento insieme alla Università di Tratuscia e all'ARPA regionale. Questo processo è stato inventato praticamente all'Università della Tuscia insieme a noi e noi l'abbiamo fatto. Effettivamente funziona e le piante sono sempre più rigogliose e fanno anche dei biefori in primavera. Riutilizzo di sottoprodotti. Il nostro criterio è quello di non mandare in discarica. Sia i tessili che i polimori che le resine li rivendiamo come sottoprodotti perché corrispondono alle caratteristiche dei sottoprodotti. Gli scarti industriali abbiamo i fanghi del trattamento acque biologico ma essendo composti per il 90% da carbonato di calcio, da reazione chimica, da, da CAO più anidride carbonica, praticamente lo utilizziamo in edilizia per fare le piastrelle per i giardini. Riduzione dei consumi di energia, mettendo gli inverter al posto delle vecchie pompe, dei vecchi quadri ad abbiamento, i rifasamenti, i forni a metano e la distillazione a multistadio. Riduzione dei consumi idrici, riduzione delle acque di processo, ottimizzazione delle catene logistiche. In coerenza con quanto sopra, con questa filosofia aziendale, già dal 2000 avevamo iniziato un progetto per l'eliminazione di tutti i solventi dal ciclo produttivo. Quando nel 18-6 del 2010 il triclore etilene è stato inserito in candidate list, ci siamo trovati abbastanza in difficoltà, perché abbiamo dovuto decidere se rischiare o far chiudere lo stabilimento. A quel punto abbiamo creato un team interfunzionale per arrivare nel minor tempo possibile al prodotto senza l'utilizzo di solventi su scala industriale. L'obiettivo del progetto era completare l'Iterent il 30 marzo 2016 a cura del centro ricerca nostro, 35 tech su 482 dipendenti. Cosa pensiamo per il nostro futuro? Il prodotto è stato brevettato internazionalmente. Vedete il brevetto sotto nella parte bassa: brevettato in, in Europa, in America, Giappone, Corea, Cina e qualche altro paese. Quindi noi siamo stati costretti diciamo, da quello che era una tranquillità gestionale di produrre con i solventi a costringerci a inventarci un prodotto per continuare a sopravvivere. Oggi possiamo dire che abbiamo l'unico prodotto ecocompatibile perché non ha più solventi. Il prossimo passo che vogliamo fare è passare al biologico 100%. Potete vedere qui nella, nella la slide che al 2020 noi vogliamo arrivare al 100% dal biologico ma da biologico intendo scarti che devono andare o in discarica o in termovalorizzazione, non scarti che servono per quella che è l'alimentazione umana. Vediamo un attimo come abbiamo inventato questo processo FANS. Il processo FANS, Future Alcantara No Solvent, ha eliminato l'adrelina perché ha sostituito il polimero intermedio polistirolo con un polimero copoliestere copet, successivamente solubile in una soluzione di acqua e soda. Prima invece era solubile in trielina. Il processo FANZ opera a circuito chiuso, sostenibilità, ridistillando il 75% della soda e producendo un sottoprodotto per il quale si stanno identificati i potenziali clienti. Il valore aggiunto è quindi l'eliminazione solvente dallo stabilimento con un processo sostenibile. Alcandara ha effettuato un investimento consistente, 40 milioni di euro. Qui dobbiamo ringraziare anche gli azionisti che hanno creduto in noi, anche se siamo un po' estrani alla loro cultura. Installando le macchine donne alla nuova tecnologia e modificando altre esistenti, i prodotti Alcantara, purtroppo abbiamo 86 varianti solvente: prima di essere utilizzati da clienti di alta gamma, auto, arredamento, nautica, abbigliamento e oggettistica, devono essere omologati, sia per le caratteristiche tecniche e sensoriali, sia per le caratteristiche di sostenibilità compatibilità all'uso a contatto della pelle, emissioni di sostanze conforme a diversi capitolari tecnici di applicazione e qui mi raggancio a quello che ha detto il nostro specialista di Biella di questa mattina, che siccome manca a livello internazionale una norma condivisa, ogni cliente emette le sue specifiche e queste specifiche delle volte non si riesce neanche a capire cosa si deve andare a cercare, non ci sono metodi analitici tali per poterle rilevare. Comunque ci stiamo procedendo. I tempi di omologazione possono durare anche anni. Una volta omologato il prodotto, occorre che si crei l'opportunità di applicazione su un modello di auto, di divano, di aereo o di nave, che valorizzi le alte prestazioni che Alcantara può fornire. L'incremento dei volumi produttivi è conseguenza del numero dei prodotti omologati. Per tale motivo è stato richiesto un periodo di autorizzazione di 7 anni e ci è stato concesso. Vi ringrazio vi passo allo specialista. Buongiorno a tutti, sono l'ingegnere Cardarelli, project manager dell'Ufficio Sicurezza e Salute Ambiente di Alcantara. Molto velocemente perché molte cose sono state già accennate. E due o tre slide solo per dirvi quali sono state comunque dall'inizio ricce le nostre azioni sviluppate per esempio verso i fornitori. Quindi abbiamo un censimento delle materie prime in stabilimento con circa 1300 righe, cioè 1300 materie prime fra utilizzate e non più utilizzate. Abbiamo fatto un focus speciale sulle materie prime extra UE, per le quali noi ci siamo co configurati come importatori o come downstream user, a seconda se c'era o meno un OR o no. Le procedure di sistema le abbiamo revisionate un po' tutte, e gestione di materie prime e altro. Abbiamo chiesto ai fornitori aggiornamenti di schede di sicurezza o dichiarazioni di intenzione di registrazione o nomina o only representative. E abbiamo chiesto ai fornitori... Una dichiarazione di presenza o assenza sostanze in SVHC, candidate list, allegato 14 e così via, o, eh, proprio per seguire eh, un po' quello che chiedevano i eh, clienti e ribaltato sui fornitori. La comunicazione degli usi ai fornitori mh, in occasione, delle, eh, un anno prima delle scadenze di registrazione, quelle passate, quindi novembre eh, 2010 e... E il maggio 2013 eh, il controllo dell'avvenuta registrazione dei fornitori delle nostre materie prime ovviamente perché se altrimenti avremmo dovuto bloccare le importazioni e le attività di notifica CLP per materie prime eh, pericolose di importazione extra UE questi sono mh, esempi della nostra matrice operativa delle, mh, di controllo delle materie prime e delle dei le lettere di richieste ai fornitori Versi i clienti ovviamente noi produciamo abbiamo detto Arti principalmente articoli senza rilascio intenzionale di sostanze pericolose e non soggetti a schede di sicurezza e poi dei sottoprodotti che sono anch'essi articoli, eh, miscele o sostanze, eh, ossia carene, eh, polistirolo con impurità trielina. Per questi abbiamo schede informative o schede di sicurezza. Abbiamo quindi ehm, provveduto appunto a eh, emettere schede informative, eventuali dichiarazioni di presenza di SVHC in candidate list, eh, eventuale presenza secondo l'articolo 33, se c'erano per i prodotti, eh, per i sottoprodotti, schede informative e schede di sicurezza, in, in un caso schede estese, dichiarazioni di conformità, eh, abbiamo detto dichiarazioni di conformità ai clienti, perché a loro volta dichiariamo di conformità che il nostro prodotto non presenta non presenti sostanze in candidate list, allegato 14, 17 e così via e certificazioni volontarie con norme volontarie mh, tipo la Opotex, più un database a sostanze indesiderate nelle quali noi riuniamo tutti i capitolati i clienti e anche le normative, per esempio Rich, proprio per avere un filtro unico. Questi sono altri esempi, altri allegati, molto velocemente, ehm, schede di sicurezza carene e così via. Oh, le infine, le azioni sviluppate internamente. Abbiamo, detto, eh, abbiamo mh, una certificazione ISO 14000, un OSAS, una carbon neutrality, un bilancio sostenibilità, ma abbiamo dovuto comunque allinearle eh, con il RIC. Un gruppo di lavoro specifico e un'unità product safety che abbiamo eh, creato per eh, interfaccia verso i clienti. Aggiornamenti della valutazione eh, dei rischi aziendale con eh, un controllo delle misure tecniche e la revisione dei DPI molto puntuale, scheda per scheda, per, e il controllo dell'allineamento, che è molto complesso, degli usi eh, nostri di un prodotto, materia prima, con gli usi indicati nella scheda di sicurezza del fornitore. Questo check diciamo, di allineamento è un'emissione di schede di sicurezza sintetiche, queste servono per affiggerle sui nostri impianti per avere una, una visibilità immediata, la creazione di database, archivi o documenti di sistemi, e poi varie formazioni, nel frattempo abbiamo ricevuto un paio di ispezioncine dell'ASLE con esito positivo e, e svolgiamo collaborazioni con Findustria, Federchimica e così via. In ecco, Questi sono esempi di quanto detto prima. In particolare, e, qui in alto abbiamo la Jobs Fed Analysis, che è l'analisi di sicurezza per manzione, è un allegato della VTR in cui appunto eh, entriamo nel merito dei prodotti chimici e facciamo una valutazione. Ehm, per, adesso veniamo un attimo molto brevemente. Abbiamo detto che utilizziamo il tricloro di rene come solvente a ciclo chiuso per il polistirolo. Il polistirolo è un intermedio per filare. Dopo la filatura, la trielina, la chiamiamo trielina, dissolve il polistirolo e la soluzione viene poi ridistillata per ottenere il polistirolo e, la, e riutilizzare la trielina. Il solvente eh, ideale per noi avrebbe dovuto dissolvere completamente il polistirolo e non attaccare il PET, essere facile da distillare con eh, varie proprietà tecnologiche, non attaccare gli acciai, eccetera, e poco pericoloso e, e non rimanesse nell'articolo finale. Ma per questo tipo di applicazione l'unico solvente era e, e da sempre è stato la trielina. Il problema c'è stato quando giustamente tra candidate liste, essendo un cancerogeno CAT1B, e Allegato 14 eh, abbiamo avuto un cambiamento di scenario notevole, vedete anche le aree in cui è usato trielina a sinistra in rosso e quelle dove nel futuro non sarà usata, cioè appunto da nessuna parte lo stabilimento. Abbiamo provveduto quindi a, fare a chiedere le domande di autorizzazione, noi vediamo adesso in rapida successione i tre documenti principali con la filosofia che c'è dietro, per motivi di tempo non possiamo spiegare tutto ma... Possiamo dire che mh, chiaramente questi documenti sono l'analisi delle alternative, l'analisi socio-economica e un chemical safety report. L'analisi delle alternative eh, doveva mh, come scopo presentare i processi e spiegare che non c'era appunto alternativa mh, tecnica soprattutto e poi economica alla trielina. E quindi mh, per poter sopravvivere, perché eh, fermarci con l'adrenalina alla, alla sunset date significava ehm, chiudere, perché eh, nel momento in cui il nostro prodotto alternativo stava nascendo, e, e se, mh, se avessimo stoppato completamente la produzione del solvente, del prodotto fatto con il solvente, ci saremmo ritrovati a delle perdite pesantissime. Quindi chiedevamo un piano di uscita per sette anni, e, e, e per questi sette anni appunto come detto prima dall'ingegnere eh, era il tempo necessario per omologare tutti i prodotti e convertire macchine e linee e comprare nuove, nuovi impianti l'analisi socio-economica come tutte le analisi socio-economiche è un bilancio, una perdita economica sociale a seguito della chiusura eh, dello stabilimento ma è, è tutto quello che è la filiera quindi il contesto sociale, i fornitori, i dipendenti, gli indotti, i clienti tutto ciò che gira attorno una perdita economica mh, in termini di, mh, tentando di monetizzarle, che non è facile, sulla salute dei dipendenti delle popolazioni limitrofe, un, confr un confronto fra le due mh, ha dimostrato che il rischio sulla mh, relativo alla salute è inferiore di diversi ordini di grandezza rispetto a quello sociale. Quindi l'Alcantara cioè avrebbe potuto avere su queste mh, premesse l'autorizzazione per il tempo necessario. Infine il Chemical Safety Report era il dettaglio vero, cioè eh, dopo le chiacchiere veramente eh, parliamo di, di numeri e quindi qui c'era un'analisi completa con la descrizione dei rischi a ciclo chiuso, del processo a ciclo chiuso, scusate, quindi mh, gli impianti di abbattimento che attivi, le emissioni, i bilanci di massa soprattutto, i DP, le procedure, le mansioni, cioè una cosa mh, focalizzata sia per i dipendenti al Cantara, come ho scritto qui sotto, al secondo punto, e con i descrittori di uso e le fasi del processo, perché noi usiamo la trilina, eh, trasportandola, stoccandola, poi dissolvendo il PST, eh, facendo anche manutenzione agli impianti, logicamente sia a contatto con la trilina. Quindi, sia per i dipendenti al Cantara che per concludere, per i clienti del sottoprodotto al Carene. Perché vendendo un sottoprodotto che ha lo 0,5% di trielina, eh, ho diciamo. Comunque, un'esposizione anche per, per altre persone che sono downstream user industriali e anche qui abbiamo visto che il rischio era largamente minimale. Mm, quindi, eh, per concludere, l'ultima slide. Eh, ad agosto abbiamo quindi, eh, 2014, scusate, abbiamo inviato entro l'application date la richiesta in collaborazione con il nostro fornitore che era DAW. L'ECA ha richiesto delle integrazioni, noi le abbiamo date. Nel settembre 2015. Lega ha pubblicato la final opinion, che sarebbe questa, eh, diciamo, eh, l'introduzione del documento e il punto, il punto 10, la sostanza, e nella final opinion eh, loro accordano un periodo di sette anni. Chiaramente noi stiamo attendendo la ratifica finale della Commissione europea, che è in corso, ma conformemente all'articolo 58 del RIC, eh, siccome siamo un applicante, possiamo continuare a utilizzare la telina. Questo a sommi capi è stata un po' la, la storia. Grazie. Eh, grazie al dottor Belloni e al dottor Cardarelli per questa esperienza direi esemplare, sia perché contiene aspetti che attengono a, a, un, a un argomento che affronteremo tra poco, quello dell'economia circolare, vi sono aspetti nella gestione diciamo, di questa impresa, e, e poi anche per come è, stato, eh, come è stato interpretato il meccanismo, lo strumento dell'autorizzazione, dell cioè l'autorizzazione è eh, propedeutica alla sostituzione, quindi correttamente utilizzato il meccanismo de, dell'autorizzazione, che è un meccanismo che comporta oneri molto consistenti per l'impresa, è una, diciamo, una finestra temporale per eh, la ricerca e l'individuazione di sostituti, quindi è davvero un'esperienza esemplare. Eh, siamo quasi nei tempi. Passerei la parola al prossimo relatore che è l'ingegner Stefano Castelli, eh, che parla mh, a nome del Ministero dello Sviluppo Economico e, e dell'Enea. Eh, l'ingegner Castelli si occupa a livello europeo di scenari di esposizione e, e ci parlerà in particolare della rete di scambio Enes che riguarda gli scenari in relazione alla. Al tema delle schede di sicurezza. Prego Stefano. Eh, buon pomeriggio a tutti. Eh, in questa presentazione vi parlerò di questa rete di scambio, eh, alla quale ha accennato anche il dottor Carlone poco fa. È un gruppo di scambio di informazioni. Tra diciamo, esperti eh, sugli scenari di esposizione, esperti che possono essere eh, diciamo istituzionali o eh, associazioni di associazioni industriali, eh, che eh, diciamo, eh, mettono in condivisione le loro esperienze eh, su quello che è stato fino ad oggi l'applicazione dello scenario di esposizione eh, in ambito REACH, per cercare di mettere a frutto l'esperienza maturata. In vista di eh, miglioramenti che sono sempre possibili quando si tratta di uno strumento nuovo come lo scenario di esposizione eh, in ambito Ricce che è entrato in vigore solo al alcuni anni fa. Eh, la, questa presentazione è stata preparata da me in collaborazione col collega Carletti, eh, che in questo momento proprio è ehm, a Helsinki, a uno di questi meeting della rete Enes, in particolare il, il decimo meeting, questi incontri si svolgono eh, annualmente e quindi purtroppo diciamo che le informazioni che vi darò sono in qualche modo obsolete perché ehm, c'è tutta una serie di impegni che sono stati presi nel meeting precedente e i cui risultati sono stati esposti ieri e oggi e io, dei quali io non sono al corrente, quindi diciamo, eh, però purtroppo le, le date erano queste e quindi eh, non, non si poteva eh, fare di più. Quindi io vi riferirò quelle che sono state le attività nel corso di questo eh, 2016 e gli obiettivi che, che ci si era posti. Eh, salto diciamo, la descrizione di scenario di esposizione che tutti quanti conoscete. Ehm, e lo scenario di esposizione è questo documento eh, che raccoglie tutta una serie di informazioni eh, sugli usi, eh, le condizioni operative, le misure di gestione del rischio mh, per le sostanze chimiche e ehm, in particolare per ogni fase sia eh, della produzione che dell'uso, quindi eh, anche la, il, il singolo passaggio operativo ha necessità di un suo scenario di esposizione con tutta una serie di dati che devono essere raccolti. E riportati, e questo porta a un incremento delle conoscenze, anche un incremento di lavoro e documenti che mh, diventano anche abbastanza corposi. Eh, questo è come si presenta, diciamo, eh, il format. Il format a proposito di miglioramenti, io ricordo che all'inizio, proprio vista della scadenza del 2010, eh, noi avevamo cominciato già a concentrarci. Ehm, sulla problematica degli scenari di esposizione e il format ancora era in evoluzione, quindi è, è stato poi sviluppato meglio, adesso c'è un format eh, che è già stato utilizzato, che viene utilizzato, però naturalmente miglioramenti sono, sono sempre possibili e eh, diciamo l'ECA eh, e gli stati membri hanno eh, messo a punto questa roadmap che eh, si pone come obiettivo appunto il miglioramento e l'introduzione di, di miglioramenti. Eh, sulla, sui scenari di disposizione e sul rapporto sulla sicurezza chimica eh, basandosi sull'esperienza diciamo, di questi anni. Eh, questo è uno schermino che viene riportato sulla, sulla pagina del Lega dove si vede che. La CSR Roadmap e il gruppo di scambio Enes dovrebbero lavorare come un motore che favorisce eh, il passaggio delle informazioni eh, scendendo a valle dal registrante all'utilizzatore a valle che sta in fondo nel disegno, attraverso una serie di documenti, e a sua volta risalire dall'utilizzatore a valle al registrante attraverso altri mh, documenti, in particolare eh, le, le mappe d'uso settoriali. Eh, le aree di intervento di questa roadmap eh, ne sono state individuate cinque che molto brevemente sono eh, migliorare la comprensione da parte degli stakeholder dell'uso delle informazioni contenute negli scenari di esposizione nel CSR, eh, identificare di quali eh, informazioni i registranti hanno bisogno a partire dagli utilizzatori a valle. Poi c'è tutto il campo delle, degli strumenti informatici che eh, nel mondo d'oggi sono fondamentali per eh, raccogliere e trasferire le informazioni e poi ci sono due aree di intervento eh, dedicate agli utilizzatori a valle, in particolare ai formulatori e eh, con particolare attenzione agli scenari di esposizione per le miscele che hanno delle loro caratteristiche peculiari. Eh, questo diciamo che l'ho già descritto, come ho detto vi partecipano istituzioni, associazioni industriali, tutti con eh, l'obiettivo di arrivare a un, una, una trasmissione più efficiente delle informazioni eh, lungo la catena di approvvigionamento. Eh, come ho detto prima, l'ultimo meeting si è svolto a novembre dell'anno scorso e mh, si era dato uh, questi cinque campi di intervento, uh, le mappe d'uso settoriali, alcuni codici che hanno queste sigle strane che poi descriveremo un, un attimino meglio, gli strumenti informatici, gli scenari di esposizione per le miscele e le revisioni delle linee guida. Uh, ora vediamo brevemente un attimo uh, in particolare questi, questi campi, che cosa hanno comportato. Uh, le mappe d'uso settoriale eh, sono appunto dei documenti che dovrebbero servire per aiutare il registrante nella compilazione degli scenari di esposizione e poi a loro volta l'utilizzatore avvale per ricevere informazioni che siano eh, più comprensibili e eh, che siano eh, armonizzate. Eh, anche possibilmente. E naturalmente, come sempre accade, quando si cerca di trasmettere più informazioni, i documenti diventano più corposi, più difficili da gestire. Questo purtroppo eh, eh, in qualche modo è, è inevitabile. Eh, diciamo, eh, tutte queste attività di cui vi, vi sto parlando eh, sono in, diciamo, in fase di evoluzione, appunto, perché sono dei tentativi di migliorare la situazione esistente e diciamo eh, questa rete di scambio Enes. Eh, in questa rete si formano poi dei gruppi eh, di lavoro, ognuno per quei cinque campi di applicazione che ho illustrato prima, che testano diciamo, le idee introdotte nella CSR roadmap per verificare se poi dal punto di vista pratico effettivamente sono dei miglioramenti oppure no, perché tante volte ci sono delle buone intenzioni, però poi finché non si va a testare su dei casi specifici non ci si rende realmente conto se c'è un miglioramento oppure no. Questa è un'ipotesi di mappa d'uso settoriale dove sulle righe ci sono descritti i vari eh, usi di un determinato settore e sulle colonne una serie di dati eh, che dovrebbero utilizzare dei codici in modo da avere una, un, una uniformità, un'omogeneità di informazioni con informazioni sempre più dettagliate man mano che ci si sposta lungo le colonne. Ehm, e quindi come ho, come ho già detto... Ehm, come si vede nel, nel, nel disegnino, diciamo, dagli utilizzatori a valle dovrebbero risalire queste informazioni attraverso queste mappe d'uso, all'interno delle quali, proprio per, per uniformità, dovrebbero essere introdotti queste, questi descrittori, questi codici che hanno queste tre sigle strane, di, eh, eh, che sono SWED, SPERC e SHED, a seconda poi se uno le pronuncia all'italiano o all'inglese, e che sostanzialmente sono dei, des, del, um, dei codici eh, che riguardano i lavoratori l'ambiente SPERC e i consumatori eh, SHED. Eh, e queste do, diciamo, che dovrebbero permettere eh, ai registranti di valutare l'esposizione per quanto riguarda i lavoratori, adesso mi sto concentrando sulle SWED, e poi a loro volta agli utilizzatori a valle di eh, capire diciamo, eh, bene le informazioni eh, che gli stanno arrivando e quindi di leggerle in modo corretto. Eh, tra questi diciamo, codici ehm, si dovrebbero introdurre anche dei codici eh, eh, specifici eh, per le miscele, i cosiddetti sumi. E, mh, come ho detto, sia questo sia tutta una serie di altre iniziative andranno a, a conclusione o dovrebbero andare a conclusione alla fine di quest'anno e il punto della situazione eh, viene fatto in questo momento nel meeting decimo. Uh, le SPERC sono diciamo, una evoluzione delle ERC che erano state introdotte all'inizio nel scenari di esposizione per la parte ambientale. Dovrebbero essere più specifiche e quindi ehm, essere meno conservative eh, delle, ehm, delle ERC, eh, stesso discorso per quanto riguarda. Ehm, eh, la parte diciamo, dei consumatori eh, che si focalizzerà sul concetto di uso infrequente perché naturalmente per quanto riguarda i consumatori eh, parliamo di utilizzi molto più eh, rari nel tempo o rari nel, nel corso dell'anno o brevi nel corso della giornata. Um, velocemente eh, l'aspetto informatico per questa parte qui si sta sviluppando un, uno strumento che si chiama Escom che eh, comprende un database all'interno del quale dovrebbero essere raccolte delle frasi standard da utilizzare eh, a questo scopo e la sua entrata in vigore è prevista progressivamente a partire da alcuni applicanti che la useranno eh, tentativamente nelle mh, registrazioni 2018 fino ad arrivare a un uso più completo a partire dal 2020. Eh, questo è come viene ipotizzato tutta la parte, diciamo, lo schema della raccolta di informazioni, dall'alto il registrante con lo Euclid, a sinistra le mappe d'uso con i vari codici raccolte nella eh, valutazione della sicurezza chimica e tramite il programma che sarà l'emissione le del rapporto sulla sicurezza chimica. Eh, questo programma è attualmente stato emesso e stato rilasciato insieme allo Euclid 6, ma ne sono già previsti degli ulteriori miglioramenti: 3.1 e 3.2, che dovrebbero essere più user friendly. Nella slide è riportato eh, l'indirizzo delle guide, per diciamo, eh, capire meglio come funziona. E per quanto riguarda gli scenari per le miscele, sono possibili due approcci: cosiddetti top-down e bottom-up. Il top-down praticamente cerca di individuare eh, la sostanza più pericolosa all'interno della miscela e, su, e trattare la miscela, eh, quindi individuare il cosiddetto lead component e trattare la miscela tenendo conto soprattutto eh, di questo, mentre il bottom-up è un approccio più semplice che richiede però eh, che i settori abbiano sviluppato degli scenari generici mh, tenendo conto della loro esperienza sul settore specifico. Questo è un esempio di, eh, le cosiddette sumi sono dei codici che si utilizzano nel metodo eh, bottom up e che raccolgono, appunto, generano questi, questi scenari generici che poi il singolo utilizzatore a valle può utilizzare come base per la realizzazione di uno scenario di esposizione. Mentre nel metodo top down vedete mh, tre sostanze eh, che, tra le quali viene individuato il lead component e su quello si lavora. Eh, alcune linee guida sono state modificate, alcuni pezzi sono stati eliminati ma perché in realtà vengono accorpati in altre, in altre guide per, il tutto, per cercare di rendere il, il tutto più razionale eh, sulla slide sono riportate le guide che sono state modificate e i relativi indirizzi eh, e questi sono gli argomenti di cui stanno discutendo oggi e ieri che sono appunto la, 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 ogni gruppo di lavoro all'interno della rete e riportava i risultati ottenuti in questo 2016 eh, sui vari punti, quindi mappe settoriali, lo sviluppo e l'utilizzo del CESAR e quindi tirare un po' il bilancio e come ultimo punto eh, tracciare gli obiettivi dei prossimi anni eh, sempre ai fini del miglioramento del funzionamento eh, del regolamento. E con questo ho finito, grazie. Grazie. Andiamo all'ultima presentazione del collega Pietro Paris. Un caso concreto di autorizzazione e sostituzione, l'HBCDD. Non oso pronunciare per esteso il. Complimenti, complimenti. Pietro, prego, 15 Grazie. minuti, 5 minuti prima della fine mi permetterò di darti un avviso. Grazie. Grazie all'ingegnere Cirillo e buon pomeriggio. Io presento eh, un caso di autorizzazione, l'esabromo ciclodotecano. Perché questo caso? Per diversi motivi. Innanzitutto perché come istituto per la protezione dell'ambiente eh, ci concentriamo in modo particolare sulle sostanze preoccupanti per l'ambiente. Questa è una PBT, è una sostanza estremamente preoccupante. In secondo luogo eh, perché è la prima sostanza PBT e finora l'unica per cui è stata concessa un'autorizzazione eh, a livello europeo. Ce n'è solo un'altra eh, nell'elenco dell'allegato 14 ma eh, nessuno ha sostenuto, ha chiesto l'autorizzazione. E quindi è stato un po' un caso studio. Eh, un terzo motivo, consentitemelo, è che diciamo, nell'ambito del risk assessment committee di cui faccio parte ho svolto il compito di relatore per questa sostanza. Sono stato supportato in questo come advisor della mia collega Dania Esposito per cui eh, abbiamo lavorato largamente alla predisposizione dell'opinione dell'ECA per questa sostanza e Dania non mi ha supportato solo in quella sede ma anche a preparare questa relazione. perché l'ho già detto eh, questa sostanza è stata inclusa nell'allegato 14 del RIC perché persistente bioaccumulabile e tossica ha una funzione molto importante che è un ritardante di fiamma e vedremo dove viene utilizzato per cui molto spesso anche eh, sostanze estremamente preoccupanti prima di dismetterle eh, bisogna rifletterci sopra perché hanno, possono avere un'importanza e non sono facilmente sostituibili. È stata eh, una grande richiesta di autorizzazione, la chiamano upstream, cioè pochi grandi utilizzatori, applicanti, 13 in particolare, che sono degli industriali, che non producono la sostanza ma la utilizzano, hanno fatto richiesta di autorizzazione per loro stessi ma anche per garantire l'approvvigionamento della supply chain, cioè dei loro clienti, che spesso sono utilizzatori professionali, ma non solo. Il RAC ha concluso la valutazione all'inizio dello scorso anno, la Commissione europea ha deciso, ha concesso l'autorizzazione a gennaio di questo anno. Due erano gli usi per cui è stata richiesta l'autorizzazione. Il primo uso è la formulazione, cioè eh, l'utilizzo di esabromociclododecano, che è un ritardante di fiamma come additivo di eh, polistirene in modo che ne risulti un prodotto ignifugo. È inutile che spiego il processo complicato, si prendono dei granuli di eh, EPS non espansi vengono messi in un sistema chiuso, un reattore dove in condizioni di temperatura definite si produce polistirene espanso formulato, quindi additivato. L'uso 2 cioè è fatto invece dalla produzione di articoli. Questo polistirene espanso viene poi utilizzato da altri industriali. Per produrre sostanzialmente delle lastre che vengono utilizzate nella coibentazione degli edifici, che è poi l'unico uso che è rimasto. In passato è stata largamente usata come ritardante di fiamma la sostanza. Questo è il percorso, è la flowchart che illustra come avviene eh, la discussione, qual è il percorso che segue una sostanza per l'autorizzazione. Innanzitutto diciamo le sostanze SVHC lo sappiamo possono essere con soglia di pericolo, cioè sostanze per cui si può identificare un livello di concentrazione o di dose e un rischio equivalente che è considerato accettabile. Ci sono altre sostanze che non hanno soglia, per cui non c'è un livello sicuro. Qualunque concentrazione, dose è considerata inaccettabile. Nel primo caso si entra in un percorso di rischio eh, controllato, nel secondo si apre lo scenario, chiamiamolo, socio-economico. Se il rischio è controllato, nel percorso controllato, scusate la, la ripetizione, viene concessa l'autorizzazione, è scontato. Se il rischio non è controllato oppure se la sostanza è senza soglia, si considera in primo luogo la disponibilità di alternative. Se ci sono alternative, non viene concessa l'autorizzazione. Se non ci sono alternative, si fa un'analisi costi-benefici, cioè se i vantaggi socio-economici superano i rischi, viene concessa l'autorizzazione, altrimenti non viene concessa. In questo caso è stata concessa, l'abbiamo già detto. Allora, Adesso prendiamo la nostra sostanza e la immettiamo, quindi la buttiamo dentro questo percorso. L'esabromo ciclodotecano, l'ho già detto, è una sostanza non soglia. Le PBT, le molto persistenti, molto bioaccumulabili, sono sostanze cosiddette non soglia. E quindi vanno immediatamente nel percorso socio-economico. Perché sono sostanze non soglia? Perché sono sostanze così chiamate estremamente preoccupanti? Perché eh, diciamo che tra le sostanze ambientali, ma non solo per gli aspetti ambientali, ma anche sanitari, eh, sono, hanno il comportamento più subdolo, perché possono essere trasportate a grande distanza, cioè il trasporto nel lungo raggio, anche in zone molto distanti dalle aree di utilizzo, dalle zone di utilizzo o di uso dei prodotti. Per esempio, avrete sentito parlare di sostanze accumulate nei grassi dell'orso polare, ecco, quindi non hanno nessun contatto diretto con aree industriali eppure succede questo, perché anche a bassissima concentrazione, quando l'esposizione è prolungata nel tempo, queste sostanze si accumulano. E poi si amplificano con la catena alimentare. Anche se si interrompe eh, l'utilizzo della sostanza, è molto difficile invertire, ritornare a una condizione preesistente. Per queste sostanze, il risk assessment, nello schema utilizzato in tutto il mondo e regolamentato in Europa, fallisce, non si applica perché. I due termini del risk assessment, cioè la valutazione della pericolosità, non può essere svolta in quanto gli studi, gli esperimenti di laboratorio hanno delle durate molto brevi, tutto sommato brevi, e non coprono i tempi con cui eh, le conseguenze di queste sostanze si possono manifestare. D'altro canto eh, siamo nella più completa incertezza riguardo alla previsione dell'esposizione perché il trasporto nel lungo raggio l'ubiquità di queste sostanze rende impossibile fare monitoraggi che dovrebbero essere a scala planetaria o comunque utilizzare modelli di previsione su, questa, su questo raggio su questa dimensione per cui il risk assessment può essere solo indicativo qualitativo non ci darà mai un'indicazione sicura sulla, eh, sul rischio della sostanza. Quindi la sostanza nostra va immediatamente nel percorso socio-economico. A questo punto eh, la questione, lo ripetiamo, è: ci sono alternative disponibili? Se ci sono alternative disponibili, la sostanza, come è previsto d'altra parte, per tutte le SVHC, va fuori mercato. In questo caso, eh, i richiedenti l'autorizzazione sono tenuti a presentare un programma di sostituzione, a presentare studi sulle alternative. Hanno fornito informazioni su sette sostanze, ma senza diciamo, riuscire a tracciare un profilo ecotossicologico o tossicologico adeguato. Alcune di queste, peraltro, erano a loro volta PBT, quindi non erano per definizione utilizzabili. Per una, di queste, per una sostanza, un ritardante di fiamma polimerico, lo chiameremo PFR, c'erano le caratteristiche di efficacia e c'era anche diciamo, la disponibilità tecnologica. Il problema era l'esabromo ciclododecano per quanto sia rimasto utilizzato solo per applicazioni nell'edilizia. Viene utilizzato in 8.000 tonnellate all'anno, considerando che, deve, che le concentrazioni in cui si utilizza sono meno dell'1%, lo 0,75% in un EPS, sono circa un milione di tonnellate di eh, pannelli di EPS per cui bisogna garantire l'approvvigionamento. È una cosa. Sono un po' indietro, scusa. Sorry. Allora. Il problema in questo caso era quindi c'era la tecnologia disponibile, non c'erano le quantità e bisognava poi eh, così mettere in grado la catena di approvvigionamento di rifornirsi in un modo eh, diverso. Per cui si è ritenuto che non fossero disponibili le alternative. Allora si è passata all'analisi socio-economica. Nell'autorizzazione, eh, nell oltre al RAC, interviene il comitato ECAD-SEAC per l'analisi socio-economica che si pronuncia su questi aspetti. Hanno pesato da un lato i rischi, dall'altro i vantaggi, e si è concluso che si poteva concedere un'autorizzazione. È stata concessa un'autorizzazione molto breve, un'autorizzazione ponte per mettere in grado la catena di approvvigionamento di trovare un'alternativa. Bisogna dire che in questa analisi socio-economica, ma lo diremo meglio in seguito, il rischio per definizione non poteva essere pesato in modo adeguato, in modo quantitativo, proprio perché la sostanza non consente di calcolare un rischio, di quantificare il rischio. Quindi sono stati autorizzati questi usi per i motivi che ho detto. Eh, vado un po' veloce, mi scuso. Fintanto che si è stimato che nel 2017 sarà pienamente disponibile in termini quantitativi e in termini di efficienza della filiera la sostituzione, l'alternativa. L'uso 1. Vediamo le criticità che ha evidenziato il Comitato per la valutazione del rischio. L'uso 1 è quello più controllato per certi versi perché avviene in ambienti industriali, in grandi industrie, sono i formulatori, quelli che abbiamo detto producono EPS additivato. Anche qui, per, per quanto ci sia diciamo, l'adesione di questi pochi formulatori, relativamente pochi, a dei protocolli, a delle best practices a livello mondiale, tuttavia non c'era la certezza che il protocollo VECAP, se non ricordo male, fosse applicabile, applicato da tutti i richiedenti, l'autorizzazione. C'erano comunque delle lacune. Cioè Nell'impossibilità di quantificare il rischio l'imperativo per queste sostanze è minimizzare le emissioni. Bisogna dimostrare che i rilasci all'ambiente sono ridotti al minimo possibile e non ci siamo riusciti. Quindi il RAC ha avvertito il SEAC, ha avvertito l'ECA che c'era questo problema. L'uso 2 è molto più problematico. Perché si passa, si esce da un ambiente industriale, c'è cioè solo in parte un ambiente industriale che è quello dei produttori di pannelli, che però sono una miriade, difficilmente difficili da contattare, difficili da controllare, è difficile da tracciare il percorso della sostanza, e questo è il punto. Ma soprattutto c'è il problema degli utilizzatori, che possono essere piccole imprese, piccolissime imprese. C'è poi la grande incertezza della vita di esercizio, immaginate gli edifici, immaginate quanto tempo queste sostanze rimangono nell'ambiente, non solo, dopo l'esercizio lo smantellamento e lo smaltimento sono completamente avvolti così, nel buio, nella nebbia, per cui si stima comunque in conclusione che delle stime sono state fatte, che in seguito alla concessione dell'utilizzo dell'autorizzazione, un quantitativo di 10 tonnellate all'anno verrà rilasciato nell'ambiente. Per una sostanza così è un problema serio. Chiedo scusa, ho quasi finito. Allora, quindi il RAC nel segnalare che il rischio non è controllato, perché questo ha fatto, ha dato delle raccomandazioni aggiuntive che sono state recepite nella decisione della Commissione europea di mettere in piedi un monitoraggio nei siti industriali sia di formulazione che di produzione dei pannelli, di relazionare annualmente, la prima scadenza Pietro, lo rammento al nostro responsabile dell'autorità competente, è dicembre di quest'anno, per cui gli utilizzatori di questi pannelli, i produttori, devono relazionare all'autorità competente sul monitoraggio effettuato. Devono poi fare un rapporto trimestrale alla commissione su lo stato di avanzamento nella sostituzione. E la raccomandazione aggiuntiva era appena c'è la quantità e la filiera rodata, si passa subito all'alternativa senza aspettare la scadenza. L'uso 2, che è molto più... Questo copre sia l'uso 1 o 2. Per l'uso 2 in particolare il problema qual era? Comunicare con gli utilizzatori professionali, milioni di persone sparse per l'Europa, di aziende e quindi è stato chiesto ai produttori di pannelli di mettere a punto, ai fornitori eh, dei professionisti, degli utilizzatori professionali, di mettere a punto degli, delle linee guida per avvertire riguardo alle condizioni operative, alle misure di gestione del rischio che sono state previste nell'autorizzazione. Per esempio la decostruzione di un edificio per i pannelli deve essere fatta manualmente, devono essere inceneriti, per queste sostanze non c'è riciclo. Infine, ho finito, mi scuso se ho sforato. A valle dell'autorizzazione, quindi c'è stata una sovrapposizione di normative, è intervenuto il regolamento sugli inquinanti organici persistenti, che a marzo di quest'anno ha inserito la sostanza nell'allegato 1. Il regolamento recepisce in Europa la Convenzione di Stoccolma sulle sostanze organiche persistenti, quindi la produzione e l'immissione sul mercato e l'uso è proibita. Sono fatti, ho dimenticato questa cosa, sono fatti salvi gli usi nell'edilizia. Il divieto non si applica al di sotto di quelle concentrazioni e gli articoli in uso continuano ovviamente a rimanerci. cioè Quello che sta negli edifici già costruiti ci rimane. Ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Pietro Paris per questa presentazione e anche per il prezioso lavoro quotidiano. Io adesso vorrei cedere il compito di moderare questa sessione all'ingegner Castelli che sostituisce la dottoressa Ilaria Realfonso del Ministero dello Sviluppo Economico e anche il dottor Corgiat della regione Piemonte che non hanno potuto essere presenti. La dottoressa Realfonso ha dovuta scappare. Una mezz'ora fa, lascio a te questo compito di moderatore. E purtroppo adesso tocca a me. Allora, dunque, ehm, ultima... Ah, scusate. Grazie, Pietro, di averlo ricordato. Sì, io avevo promesso già nella discussione di questa mattina, intervengo da moderatore. Eh, avevo promesso nella discussione di questa mattina una, uno spazio per un intervento della dottoressa eh, Malerba di Federchimica. Questa mattina, come avete visto, non c'è stato il tempo sufficiente, per cui chiederei adesso alla dottoressa Malerba di intervenire. Grazie e mi scuso. Grazie, grazie a voi. Veramente rubo due minuti, però ci tenevo a utilizzare questo spazio perché vorrei richiamare un paio di concetti che sono emersi già nel corso della giornata e che secondo me non solo la rappresentanza di Federchimica ma insomma, di tutte le imprese impegnate mh, penso possano essere importanti per essere richiamati. Innanzitutto eh, colgo già l'occasione per ringraziare, siamo stati citati spesso eh, non solo noi ma il, eh, le ottime collaborazioni che ci sono tra industria e le autorità, soprattutto a livello nazionale, penso che siamo un caso abbastanza particolare anche a livello europeo di questo continuo confronto che sicuramente deve e deve continuare ad essere uno strumento importante per permettere a tutti i soggetti di implementare al meglio i regolamenti, in questo caso soprattutto RIC e CLP, per raggiungere gli obiettivi che sono condivisi da tutti. Parliamo di un uso sicuro dei prodotti in ottica di salute umana e ambiente. E in questo vorrei sottolineare, ed è emerso anche dagli interventi delle imprese di, di quest'oggi, che le imprese stesse, che tra l'altro sono un soggetto fondamentale, si stanno veramente impegnando. Eh, purtroppo a volte non sembra o non è così evidente eh, e quindi ci tenevo a richiamarlo. Le criticità che portiamo le, ri, le riscontriamo perché ci stiamo impegnando ad implementare i regolamenti. Probabilmente se non fosse così molti aspetti non si vedrebbero. Quindi questo per noi è importante. È stato richiamato più volte quest'oggi, ad esempio, il fatto che magari i dossier non sono completamente conformi, ehm, che l'industria li, magari non si impegna. Per, andare alla, ehm, per, per ottimizzare insomma anche le informazioni che raccoglie o meno. E in questo vorrei richiamare un aspetto per noi molto importante. Mi spiace non ci siano i rappresentanti di Commissione ECA, ma le sanno queste cose perché l'abbiamo detto più volte. Per l'industria è importante avere innanzitutto degli strumenti facili, pratici e disponibili per tempo e che non cambiano in continuazione. È capitato più volte che le stesse linee guida piuttosto che le linee interpretative cambiassero quando magari i dossier erano già pronti. Abbiamo sentito che c'è chi ha già registrato pur avendo scadenza al 2018, eh, avere delle linee guida che arrivano a fine anno o l'anno prossimo con magari delle interpretazioni che ribaltano. Pensiamo alla la Substance Identification, si parlava stamattina di UVCB piuttosto che multicostituenti, mette in difficoltà le imprese. Eh, I dossier sono stati fatti con gli strumenti che si avevano, il tempo che si aveva, bisogna avere anche il tempo di aggiornarli e questo sicuramente verrà fatto, però è veramente importante che si diano dei punti fermi, che quelli restino perché eh, se no non, insomma, anche per le imprese diventa a livello pratico difficile. Eh, vediamo tutto l'esempio degli scenari, se ne parla spesso e ci confrontiamo spesso, le difficoltà sugli usi, però anche qui cambiare anche solo la nomenclatura degli usi. Eh, cambiare le mappe vuol dire rimettere mano ai dossier, vuol dire rimettere mano alle comunicazioni, abbiamo aziende, l'abbiamo sentito, piccole con tante sostanze, magari usi diversificati. Sono solo alcuni esempi, però mi premeva richiamare questo. E in un'ottica che si aggancia anche all'ultima sessione vorrei richiamare, questo riguarda anche ad esempio soprattutto la parte autorizzazione e restrizione, quindi gestione delle sostanze con determinate pericolosità. Di non perdere di vista il discorso del principio dell'approccio a rischio rispetto al pericolo. Purtroppo molto spesso, soprattutto nelle nuove regolamentazioni, piuttosto che nelle interazioni con le altre normative e gli impatti che vediamo del riccio meno, ci si sta spostando o si sta tornando ad un approccio a pericolo che è veramente rischioso <ride> per tutti, perché non permette di gestire adeguatamente la sicurezza dei prodotti eh, perdendo di vista altri aspetti. Quindi cioè, mi premeva ricordare anche questo aspetto che sicuramente tanto è stato fatto in questo senso nel riccio, non perdiamolo, eh, nel, magari nelle altre normative. Vi ringrazio. Grazie dottoressa Malermo. Non c'è tempo per eh, svolgere altre domande e un'altra discussione, semplicemente per rispetto dei relatori della sessione che sta per iniziare. Se i relatori, i quattro relatori di questa ultima sessione saranno bravi e sapranno contenersi al di sotto dei 15 minuti previsti, allora apriremo nuovamente la discussione. Grazie. Allora, eh, per non perdere ulteriore tempo, sarò brevissimo nell'introdurre questa terza sessione che si occupa di RIC ed economia circolare. È un aspetto molto importante perché il RIC è un regolamento ampio che va eh, a, a contatto con altri regolamenti e con molti aspetti dell'economia. e Naturalmente, il riciclo e la sua estensione all'economia circolare è uno degli aspetti che viene toccato comunque dal regolamento RIC. Eh, L'autorità competente, il Ministero, dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente sono molto attenti a questo aspetto e solo, diciamo, solo per fare un esempio proprio in questo momento la dottoressa Giannotti del Ministero dello Sviluppo Economico è a Bruxelles dove presenta un position paper al gruppo ESPG su questo punto e durante tutto quest'anno ci sono state tante riunioni, tante attività del tavolo end of waste dove di nuovo si cerca di eh, mettere eh, in contatto e di trovare un linguaggio comune tra eh, organi istituzionali del ric e organi istituzionali eh, della normativa sui rifiuti. Non è facile perché i linguaggi sono diversi, però è molto importante perché eh, non, bisogna evitare di penalizzare il riciclo e l'economia circolare pur mantenendo eh, l'attenzione eh, sulla tuteletta sulla tutela della salute e dell'ambiente che è lo, lo scopo diciamo, principale del RIC. Eh, mi fermo qui, do subito la parola al dottor Zaghi eh, che ci farà un intervento proprio introduttivo sul, sull'economia circolare. Grazie, eh, tocca a me per primo eh, rispettare dei tempi più stretti dei 15 minuti previsti e mi impegno a farlo. Perché si parla di economia circolare da due anni a questa parte, cioè dal forum mondiale sull'economia di Davos in Svizzera, quando questo tema richiama fortemente l'attenzione degli economisti e degli operatori economici e eh, quando la Commissione europea nello stesso anno, quindi siamo nel 2014, presenta la prima comunicazione sull'economia circolare, la Commissione Barroso, poi la Commissione Juncker presenterà nell'anno successivo, alla fine del 2015, la seconda comunicazione sull'economia circolare che attualmente è in fase di attuazione. Il contesto. Nel 1950 gli abitanti del pianeta erano 3, milioni, 3 miliardi, scusate, mentre nel 2050 si prevede una popolazione... Di 9 miliardi, il ceto medio dovrebbe passare secondo le previsioni eh, compiute dall'Agenzia Europea dell'Ambiente nel 2015 da 2 a 5 miliardi. La quantità di materie prime è aumentata eh, di 10 volte dal 1900 ad oggi, dovrebbe raddoppiare nei prossimi 15 anni. Eh, la domanda di energia e acqua è destinata a crescere del 30-40% nei prossimi 20 anni. Le tendenze sono la diminuzione graduale della disponibilità di materie prime, cioè una maggiore competizione per l'accesso alle stesse. Un aumento dei prezzi delle materie prime rappresentano già il 30% della struttura dei costi dell'industria manifatturiera europea, la volatilità dei prezzi di alcune materie prime e questo genera instabilità politica, la vediamo tutti i giorni, e incertezza per gli investitori. L'indice dei prezzi delle commodities, tra cui vi sono anche i metalli e le risorse energetiche, è sceso dall'inizio del secolo scorso del 50%, dal, dall'inizio alla fine del secolo scorso, mentre negli ultimi 15 anni questo indice è eh, incrementato del 30%. Quindi il costo delle materie, di queste commodities è aumentato del 30%. Qui un, un esempio di alcune risorse che sono in via di esaurimento. Secondo queste stime... La fonte è citata, è in particolare una pubblicazione del 2016 che è stata molto preziosa per raccogliere queste considerazioni. Eh, vediamo che alcuni metalli utilizzati in diversi processi produttivi sono destinati al tasso di sfruttamento attuale nell'arco di 50 anni. Da 5 a 50 anni. Ovviamente è molto interessante anche vedere qual è l'attuale tasso di riciclo di questi elementi che sono in via di... Eh, Esaurimento. In ambito europeo, attualmente il 60% del totale dei rifiuti non viene né riciclato né compostato o riutilizzato, il che rappresenta un enorme spreco di risorse e di materie prime preziose. La crescita, secondo il modello di economia lineare attuale, appare sempre meno un'opzione praticabile, non solo a lungo termine, ma anche nel breve e medio periodo. La Commissione europea ha stimato che un uso più efficiente delle risorse lungo l'intera catena di valore permetterebbe di ridurre il fabbisogno di fattori produttivi del 17-24% entro il 2030, con risparmi per l'industria europea superiori a 600 miliardi di euro l'anno, che è pari a circa l'8% del fatturato annuo. Che cosa si intende quindi per economia lineare? Lo sviluppo economico ha seguito nell'ultimo secolo uno schema prevalentemente lineare, dall'estrazione delle materie prime si passa attraverso i processi di trasformazione industriale alla produzione di beni destinati al mercato, il consumatore acquista i beni sul mercato, li usa e alla fine del loro ciclo di vita se ne libera, cioè li getta via, diventano rifiuti. Ovvero nel modello economico lineare i prodotti passano dalla culla alla tomba, secondo questo schema che vedete qui rappresentato. La scelta dell'Unione Europea, dall'economia lineare bisogna passare all'economia circolare. La transizione verso un'economia circolare è stata posta al centro dell'agenda politica dell'Unione Europea, seppur in modo non esplicito, nell'ambito della strategia Europa 2020 e in particolare con la comunicazione della Commissione sull'uso efficiente delle risorse del 2011. Nel 2015, come dicevo all'inizio, con, con la comunicazione della Commissione L'anello mancante, piano d'azione dell'Unione Europea per l'economia circolare, l'Unione Europea ha concretamente avviato iniziative di carattere legislativo e non volte ad accelerare la transizione verso un modello di economia circolare. Concettualmente semplice. Basta prendere la linea retta dell'economia tradizionale e piegarla fino a farla diventare un cerchio. Questa è una felice definizione che eh, appunto, eh, ho raccolto da questo volume. Per passare da un'economia lineare ad un'economia di tipo circolare occorre apportare cambiamenti sostanziali e radicali nella fase di progettazione dei prodotti. Quando un prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, i materiali e i componenti di cui è costituito devono restare all'interno del sistema economico ed essere riutilizzati più volte, indefinitamente, o restituiti ai cicli naturali. Il prodotto deve essere pensato per essere usato molto a lungo e il suo design deve permettere la scomposizione e il riutilizzo delle diverse parti che lo compongono. Nell'economia circolare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile. Quindi ci sono concetti di riparabilità dei prodotti, riusabilità, possibilità di aggiornamento tecnologico. L'economia circolare prevede che i prodotti vadano dalla culla alla culla. L'economia circolare non consiste nel recupero di energia dalla materia né nel semplice riciclaggio della materia, ma comporta la ricerca continua di soluzioni che permettono di aumentare il valore della materia ad ogni nuovo impiego, minimizzando gli impatti energetici e ambientali. Nell'economia circolare il consumatore è sostituito dal cliente che usa il prodotto. Il cliente può tornare dal produttore quando cessa di usare un bene. L'analisi del ciclo di vita del prodotto, LCA, è il punto di partenza per qualsiasi impresa che intenda orientarsi verso il modello di economia circolare. Essa permette di valutare gli impatti ambientali e i flussi di materia implicati nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto. Oltre alla LCA già standardizzata a livello internazionale attraverso le norme ISO 14040 e 14044, sono necessarie valutazioni relative agli elementi che incidono sulla riparabilità e il disassemblaggio del prodotto, sulla sua recuperabilità eh, delle sostanze presenti, qualora ci siano, nonché valutazioni relative alle possibili interconnessioni con altre filiere produttive. Direi che quest'ultimo è l'aspetto principale, le possibili interconnessioni con altre filiere produttive. Il regolamento RIC permette di acquisire, attraverso la registrazione e la valutazione delle sostanze, conoscenze essenziali sulle proprietà fisico-chimiche e di pericolo delle sostanze presenti nei prodotti. La conoscenza di tali proprietà, unita alla tracciabilità delle sostanze chimiche presenti nei prodotti, facilita il riciclo e il riutilizzo dei materiali, oltre al recupero delle sostanze stesse. Il regolamento RIC promuove la sostituzione, come abbiamo visto in alcuni esempi nella sessione precedente, delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni nei processi produttivi attraverso l'autorizzazione, le restrizioni e indirettamente anche attraverso le misure di gestione del rischio. La riduzione dell'uso di sostanze preoccupanti nei materiali e nei prodotti finiti favorisce quindi la transizione verso un modello di economia circolare. Il regolamento RIC facilita anche lo scambio di informazioni tra gli attori della catena di approvvigionamento, prevedendo la comunicazione delle informazioni sulle sostanze che vengono utilizzate all'interno di ciascuna filiera produttiva. La comunicazione obbligatoria di informazioni lungo la catena di approvvigionamento delle sostanze può costituire la base per assicurare la loro tracciabilità nei prodotti finiti, elemento questo essenziale per favorire processi di riciclo della materia. E qui dobbiamo scendere un po' più nello specifico. L'articolo 3.37 del regolamento RIC prevede che nella definizione degli scenari di esposizione di una sostanza il produttore tenga conto delle condizioni che descrivono il modo in cui una sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita. È stato proprio richiamato anche dal, dall'ingegnere Castelli nella sua presentazione. Lo strumento dell'analisi del ciclo di vita del prodotto è quindi essenziale. Per le attività volte all'individuazione degli scenari di esposizione, delle misure di gestione del rischio da includere nel rapporto sulla sicurezza chimica. L'analisi del ciclo di vita del prodotto facilita anche l'individuazione di alternative meno onerose per l'impresa e di soluzioni tecnologiche innovative compatibili con lo sviluppo di modelli di economia circolare. Nella ricerca di tali soluzioni risulta opportuno considerare le imprese o le filiere produttive che inconsapevolmente dispongono di materiali alternativi sotto forma di scarti di lavorazione. Qui abbiamo un esempio che ha coinvolto le nostre amministrazioni quando abbiamo finanziato un progetto di sostituzione dell'arsenico nella eh, produzione del vetro artistico di Murano che ha messo in luce come alcuni scarti di lavorazione potevano essere dei sostituti validi per l'arsenico, proprio un esempio di studio e innovazione in funzione di un modello di economia circolare. La Commissione europea nell'elaborare le proposte di restrizione per le sostanze pericolose sta cercando di tenere conto delle criticità che emergono nel recupero dei materiali che contengono tali sostanze. Prodotti che sono stati messi sul mercato prima dell'entrata in vigore di una restrizione possono contenere sostanze pericolose in concentrazioni superiori a quelle previste dalla restrizione. Le imprese si trovano pertanto a recuperare una miscela composta da prodotti conformi a prodotti non conformi. Eh, che non sono conformi alla restrizione e a prodotti conformi, vale a dire immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della restrizione. Ad esempio la restrizione che ha stabilito una concentrazione massima di cadmio nel PVC, faccio questo esempio non a caso perché dopo interviene il consorzio eh, del, dei riciclatori di PVC, ha previsto una deroga per i prodotti in PVC riciclato destinati al settore edilizio. Questa deroga, come sappiamo, il 31 dicembre 2017 sarà oggetto di un riesame. La soluzione individuata per il cadmio, deroga temporanea per i materiali riciclati, può essere soddisfacente per il caso specifico, ma se applicata in via generale può presentare un aspetto negativo, comunicare implicitamente al mercato che i materiali riciclati hanno un valore inferiore rispetto ai materiali vergini. È evidente che una restrizione relativa ad una sostanza pericolosa può esplicare pienamente il proprio effetto positivo su un'intera filiera solo dopo che gli articoli contenenti tale sostanza saranno stati sostituiti completamente da nuovi articoli privi di tale sostanza. Durante questo periodo di tempo è preferibile ricorrere a materiali vergini utilizzando la discarica e l'incenerimento per lo svantimento dei vecchi articoli? Ovviamente no. Secondo i principi dell'economia circolare... La risposta alla domanda è negativa. Discarica e incenerimento, così come l'utilizzo di materiali vergini, non possono rappresentare una soluzione se non in casi particolari. Abbiamo ipotizzato alcune possibili soluzioni che evitino di determinare un minor valore di mercato del materiale riciclato, ma vista l'ora e visto il tempo a disposizione, le salto perché queste considerazioni saranno comunque visibili nelle presentazioni che saranno pubblicate sui nostri siti istituzionali. E quindi vado alle attività in corso. Eh, nel 2017 la Commissione effettuerà un riesame dell'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento RIC secondo i principi della Better Regulation. È già stato richiamato questa mattina dalla dottoressa Teresa De Avila della Commissione europea. La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul Rich Refit che si concluderà il 28 gennaio 2017 e a cui imprese, associazioni, istituzioni e singoli possono partecipare presentando osservazioni, segue osservazioni suggerimenti e proposte al seguente indirizzo. Attività in corso in ambito nazionale. Con la legge 28 dicembre 2015 numero 221. Eh, sono state adottate disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post-consumo o da materiali provenienti da disassemblaggio di prodotti complessi, nonché disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti pubblici verdi. Il Green Public Procurement è considerato dalla Commissione europea come uno degli strumenti chiave per orientare i settori produttivi verso modelli di economia circolare. Già ora la legge 221 del 2015 prevede all'articolo 18 che diverse categorie di beni e servizi possono essere acquisiti dalle pubbliche amministrazioni solo se rispettano criteri ambientali minimi stabiliti in molti casi tenendo conto della gestione del rischio delle sostanze pericolose e del riciclo dei materiali. Potete trovare i criteri ambientali pubblicati in Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo. Conclusione. Eh, ho riportato una frase che compare sulla copertina di questo volume che ho citato all'inizio e che mi pare anche questa molto felice. L'economia circolare preserva e valorizza il capitale naturale, ottimizza l'uso delle risorse finite e minimizza i rischi gestendo al meglio risorse finite e flussi rinnovabili. L'Italia sta riducendo da diversi anni il consumo di materie prime attraverso molteplici attività di riutilizzo e riciclo dei materiali, che collocano il nostro Paese al primo posto nella classifica europea dei Paesi che riciclano materie. Il sistema industriale italiano, italiano basato sui distretti industriali e le filiere produttive, possiede un capitale di esperienza organizzativa, di know-how tecnico e di capacità di innovazione, e lo abbiamo visto anche sia questa mattina che oggi pomeriggio sufficiente per ambire a guidare la transizione verso un modello di economia circolare grazie eh, grazie carlo per l'impegno a, a ridurre i tempi e passiamo al secondo intervento ehm, che si occupa di del PVC. Il PVC è una sostanza eh, secondo me molto importante proprio per andare a verificare eh, se si riesce a eh, diciamo, far interagire in modo positivo il riciclo con il regolamento RIC. Carlo ha citato il problema del cadmio, il PVC è una sostanza molto utilizzata che ha ampie possibilità di riciclo, ma ha anche al suo interno una serie di sostanze che nel corso degli anni sono andate in corso, incontro a restrizioni. Io ho seguito più in particolare il problema degli iftalati nel PVC. E, diciamo, le posizioni a livello europeo non sono così uniformi, e, per esempio nel caso degli iftalati ci sono stati degli interventi al Parlamento europeo che andavano contro diciamo, un, un, un riciclo eh, eh, diciamo, sostanziale del PVC. Però mh, sicuramente dovrà, bisognerà trovare una soluzione perché non si può mandare tutto il PVC a recupero termico. Lascio la parola al, al dottor Ciotti. Andrò anch'io di, di fretta, io sono Carlo Ciotti, sono, rappresento un'associazione di filiera del PVC in Italia, come diceva il dottor Zaghi prima, presento un caso, hanno scritto positivo, quindi per buona pratica, quindi vuol dire qualcosa abbiamo fatto, ma un caso pratico di come una filiera intera, dal produttore di polimero fino all'installatore, lascio fuori il consumatore, il ma fino ah, a... Anche, eh, lascio fuori il, il consumatore, ma dal produttore di polimero, i produttori di additivi hanno, stanno operando da 15 anni almeno in, nella direzione di utilizzare, eh, di utilizzare sostenibilmente le sostanze eh, e di riciclare il più possibile quello che è il fine vita, sostanzialmente. Eh, vi do un'idea di cosa è il PVC velocemente, eh, quello che mi interessa dire è. Il PVC come materia plastica può avere diversi comportamenti o diverse prestazioni a seconda di come viene additivato, quindi, come vedete, una, una materia plastica, un polimero messo insieme a tutta una serie di altri additivi per avere prestazioni differenti. Un'altra eh, importante caratteristica, peculiarità del PVC è che può essere riciclato diverse volte: c'è un laboratorio in Inghilterra che hanno, lo hanno riciclato da 7-8 volte senza perdere sostanzialmente le caratteristiche del prodotto. Eh, Importanti due concetti Col, quando parliamo di PVC, parliamo di un compound di una miscela polimero e additivi. Di solito si, si, si confonde PVC, polimero e PVC, ma parliamo di una miscela. Eh, in, attraverso la quale, att combinando e formulando giusto, nel giusto modo, po si possono produrre una serie, eh, dico non è infinita, ma insomma, abbastanza numero significativo di di articoli o di prodotti. Profili significa finestre, lastre, spalmati, cavi, tubi, pavimenti. C'è un altro concetto che volevo sottolineare, è la durabilità. La maggior parte dei prodotti, degli articoli, prodotti col PVC, ha una, un tempo di vita in uso dai 15-20 anni in su, fino anche a 100 anni se andiamo a prendere alcuni esempi di tubazione. Quindi quando parleremo di riciclo ci troveremo di fronte a due aspetti. Eh, noi oggi ricicliamo quello che abbiamo prodotto 20, 30, 40 anni fa ed è il concetto del il problema delle sostanze di allora, non c'era il riccio, non c'erano le regole, quindi oggi abbiamo due aspetti fondamentali. Usiamo le sostanze che il riccio ci permette, però abbiamo un passato che dobbiamo gestire come, eh, ed è qui la discussione che molti fanno. Vado veloce, è un, in Europa il PVC non cresce, diciamo, nel mondo cresce il PVC. È per il 60% nelle costruzioni, quindi dove c'è sviluppo e costruzioni c'è un aumento di richiesta di PVC. In Europa, in Italia non c'è, per l'Italia siamo passati da un milione degli anni 2000 fino a 650 proprio per un blocco diciamo, del sistema costruzione eh, Anni 2000, eh, l'Associazione di filiera del PVC europea ha cominciato a. a darsi un, quello che loro chiamiamo, che chiamiamo un voluntary commitment, uno, un uh, volontario obbligo di seguire certe regole di sostenibilità. Il Vini 2010 è il decennio passato, e mi, mi soffermo sul Vini Plus che è quello che, se, che prende il periodo dal 2011 al 2020, partecipano tutti gli attori, quindi produttori di resina stabilizzanti, plastificanti e trasformatori, più siamo eh, legati a, a delle NGO tipo la TNT Natural Step. 200 sono le aziende che sono, fanno parte di questa, di questa associazione, che poi è l'associazione che è la stessa cosa del, del voluntary commitment. Diciamo che copre il, il voluntary commitment e l'associazione sono la stessa cosa. Cinque eh, obiettivi: l'uno e il 3 sono il REACH, gestione e utilizzo sostenibile delle sostanze, e l'uno è la gest, si chiama gestione controllata del ciclo di vita. Si traduce in riciclo sostanzialmente. Eh, per quanto riguarda l'utilizzo sostenibile delle sostanze, noi già nel 2007 come filiera avevamo deciso di, di non utilizzare più piombo, stabilizzanti al piombo, quindi con tutto quello che, che coinvolge, siamo arrivati dal 31 dicembre del 2015, le aziende europee eh, che producono stabilizzanti al piombo non li mettono più in commercio in Europa. Poi c'è il problema delle importazioni, altro che un altro tema, però, diciamo che non, tutti i trasformatori e i produttori di resina non usano eh, piombo e non eh, mettono in commercio piombo in Europa. Il eh, eh, discorso del DHP o dei ftalati, qui, vi ho portato questo grafico, ho messo perché per dire che negli anni è diminuito, in Europa il, sulle 1300 tonnellate sono 10% di DHP, è il verdino nel mio computer, e mentre nel mondo è quasi il 40%. Quindi c'è una differenziazione tra la cosa che viene utilizzato a livello mondiale, Stati Uniti, Cina, rispetto all'Europa per quanto riguarda proprio l'influenza del ric e anche la, la, il voluntary commitment della, della filiera. Qui ho messo l'esempio nel 2000 del cadmio, della limite del ma la filiera del PVC già nel 2001, nell'Europa 15 allora, aveva eliminato l'uso del cadmio in tutte le sue applicazioni, nel 2006 poi è stato arriva, sono, state, sono entrate altre nazioni, quindi era, sono circa 10 anni e passa che come filiera del PVC non usiamo più cadmio. Al di là, qual è il problema della restrizione, de, cioè del limite che diceva prima il dottor Zaghi? È il riciclato che contiene cadmio. Da, 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 che viene da lontano che però eh, ce lo ritroviamo come riciclato vogliamo riciclare, vogliamo fare la circolare economy o no? Questa è la domanda noi avevamo già fatto nel 2008 un, un label che teneva già conto de, di quelle cose che stavamo facendo anche se Ricci ancora non era, non era venuto quindi c'era tutta la filiera che si era un po' mossa in questa direzione passo al riciclo che è la cosa che interessa di più, l'obiettivo del Voluntary Commitment del Vini Plus, che vi dicevo prima è riciclare 800.000 tonnellate nel 2020 non come somma, come anno 800.000 tonnellate anno nel 2020 o diciamo che promuovere azioni di collettamento e di recupero sviluppare prodotti di qualità contenenti riciclato perché il problema poi è trovare anche eh, il giusto mix tra qualità del riciclato e qualità del, del manufatto e sviluppare tecnologie innovative per il riciclo uh, questo è il, il grafico Progressivo, si, si, è, si inizia nel 2002, 2002 e siamo arrivati a, nel 2015 a riciclare 515.000 tonnellate di prodotto riciclato. Chiamiamolo così. Uh, so, queste sono state certificate, cioè non sono tonnellate più o meno stimate, sono state certificate dalle EU CERTPLAST, uh, sono vendute come secondo raw material, sono tracciabili quello che diceva prima la tracciabilità proprio che ti permette poi di sapere cosa hai in mano e cosa ci puoi fare e cosa non ci puoi fare. Eh, L'investimento dell'industria su, su questo settore di riciclo è stato negli anni di 100 milioni, a oggi, a 2015. Il eh, contributo delle nazioni, Benelux eccetera eccetera, ved vedete che l'area la la tedesca è quella che dà più da più supporto in termini di tonnellate, l'Italia è all'8%, vicino alla Spagna e ecco, la Francia un po' di più. Qui c'è una serie di, di manufatti che sono fatti con pvc di riciclo, vado eh. veloce, innovazione, ricordate che ho parlato di innovazione in Italia, Fortunatamente, almeno speriamo, per, per molto tempo c'è cioè l'unico impianto che veramente si può dire innovativo di riciclo. Non c'entra niente con il classico riciclo, macino, eh, tolgo la carta, tolgo il ferro, rimetto in estrusore e, e lo metto insieme ad altra roba e, lo, e, e, lo, e produco un altro, un altro articolo. Questo è un sistema che di fatto attraverso un eh, lavoro di una tecnologia chimico-fisica di fatto... Riprecipita il PVC, eh, sull'Ubiza il PVC e lo riprecipita, quindi alla fine hai un prodotto polveroso simile, non dico uguale perché non è, simile alla resina di polimero originale. Quindi è più gestibile, più, più di qualità e quant'altro. Rimane il problema degli legacy additivi perché un po' rimangono comunque intrappolati nella resina, questo è un, altro. un problema che, ancora, che è legato poi alla gestione dei. Eh, dei mila, 40 40.000 è il contributo italiano, quell'8% che dicevamo prima, la Germania è 141 mila, la Francia 62, l'Inghilterra 115. Quindi è evidente che, come abbiamo visto, non ve avevo detto, come abbiamo visto prima, che l'Italia è il secondo paese trasformatore in Europa, da sempre al di là degli alti e bassi, comunque da sempre è il secondo trasformatore di PVC europeo. La differenza tra Italia e Francia e Germania, che è un po' più alto, è significativa, vuol dire che noi abbiamo in pancia tutta la possibilità di riciclare di più che non stiamo sfruttando. Uh, perché le, le regole a livello nazionale non sono coerenti, uniformi, perché c'è il problema di come gestire i legacy additivi, come, come viene applicato il principio di pericolo-rischio. Come diceva prima, sì, arrivo subito. faccio subito. Il problema, eh, problema principale secondo me che c'è è in Italia, a difesa della Germania, dalla Francia e dell'Inghilterra, in ci sono tante piccole industrie di non solo di trasformazione ma anche di riciclo, ai quali non sono in grado, e, e, in aggiunga, e aggiungo, mancano i grossi produttori di resina additivi, per cui questi poveracci eh, che vogliono riciclare sono un po' eh, dislocati in tutto il territorio nazionale, dovrebbero andare a prendere, e eh, quindi da un punto di vista sia economico sia normativo, hanno delle grosse, delle grosse possibilità. Quindi noi alla fine siamo quelli che in qualche modo il rapporto eh, riciclato, tonnellate disponibili, è forse tra i non, non i più alti. Uh, qui poi uh, ho messo la differenziazione tra sottoprodotti, tra quelli che è scarto de, di, di produzione e, e vi, ve lo lascio, come diceva prima, lo trovate sul, sul web istituzionale se volete approfondire. Uh, tre cose, uno, bilancio di materie di alcuni impianti, io qui ho fatto una media di una decina di impianti, e ho preso i numeri a caso, come vedete ci sono ogni 100 tonnellate di prodotto, di articolo, diciamo. C'è un polimero, materi altre materie prime, del PVC di riciclo che entra in impianto, cioè viene preso da fuori e entra in impianto. Ne esce 3,8, quindi c'è un delta positivo, diciamo. Il PVC a smaltimento è lo 0,2, quindi diciamo che oggi, come oggi, il PVC a smaltimento proveniente dalla, dalla, dalla trasformazione è è dello 0,2 su 100. Ogni 100 ci sono 0,2 di smaltimento di, di prodotti di rifiuto non riciclabile o non riciclato, poi bisogna andare. A... Eh, ne abbiamo, segnalo questo, in almeno 80.000 tonnellate sono state stimate le quantità che sono disponibili per il riciclo, ma non vengono riciclate perché non vengono col, in qual, io dico collettate da, da qualcuno. Eh, eh, ho lasciato per la fretta un'ultima frase il PVC proveniente da, da sfidi di installazione il secondo punto viene quasi tutto recuperato per essere ciclato in Italia se voi avete una finestra se avete un pavimento un tubo che viene installato eccetera eccetera lo sfido industriale che è quello prima di, eh, come di un pavimento carta da parati o altro viene già riciclato viene già recuperato dallo stesso che lo monta che poi lo dà al produttore del manufatto finale quindi dalla trasformazione, dal, dall'installazione, diciamo che c'è poco da, da, da riciclare e da recuperare. Si può migliorare naturalmente, però il, il problema è che quello che a noi manca, in questo momento manca, è il fine vita, quello che poi va dal singolo cittadino all'azienda che deve recuperare. Io mi sono permesso di buttare tre possibilità. Io sono dell'idea che, che, che bisognerebbe fare un qualche cosa di pilota per andare a vedere cosa si può recuperare nelle isole ecologiche, ogni città ha la sua isola ecologica, le sue regole eccetera eccetera, di cui oggi non viene riciclato appositamente quei prodotti, per cui va a mucchio, poi qualcuno lo, lo separa, altri no, ma è un po' L'altro è demolizioni, vi ho detto prima, il 60% del PVC viene, è negli edifici, o va negli edifici e era negli edifici, demoliscono un edificio, ce n'è abbastanza diciamo così. Quindi bisognerebbe probabilmente andare a verificare quanto ce n'è attraverso, io ho chiamato progetti pilota proprio per dare un'idea di che significa in quantità e anche logisticamente come, eh, e organizzativamente. L'altro ricercare specifici prodotti di nicchia in cui di fatto c'è un, un cliente, un, un produttore, un cliente, dico la scuola, eh, le, il, i medicali. L'ospedale ha il medicale, la scuola ha il coso, quindi potrebbe trovare un modo per collettare e poi riciclarli. I trasformatori e i, produttori di, i gestori dei rifiuti sono, disposti, sono pronti a prenderlo, il problema è come, come farglielo arrivare nelle giuste cose. Io ho finito. Ringrazio il dottor Ciotti che è rientrato perfettamente nei tempi e do subito la parola... Al dottore Giannazzi che ci parlerà di un progetto life in RIC nel quale si sono occupati dello scambio di informazioni lungo la catena di approvvigionamento. Grazie, sempre più di corsa. Eh, buonasera sono Stefano Gianazzi di Ticas soggetto gestore del polo energia e ambiente di regione Liguria ringrazio le eh, autorità competenti per averci invitato e dato questo spazio e vi porto i saluti del nostro presidente che non ha potuto essere presente ma è coautore della presentazione che era divisa in tre parti eh, sulla prima eh, vista la esaurientissima esposizione del dottor Zaghi in particolare per l'economia circolare andrò abbastanza veloce, l'idea era quella di sottolineare comunque il, il rapporto che è sempre più strategico tra quadro normativo relativamente alla gestione di chemicals, quindi miscele, articoli e sostanze voltati dal punto di vista chimico e del riciclo e riuso secondo quelli che sono i dettami dell'economia circolare. L'articolo 1 del RIC, che è già stato citato diverse volte eh, durante, durante la giornata, eh, la tutela quindi della salute eh, del, umana, ma non solo e dell'ambiente, dell ma nella garanzia della competitività e dell'innovazione e con una serie di impatti eh, sulla catena di fornitura, in particolare sul sistema economico e, e produttivo, e i punti di tangenza con quelli che sono appunto eh, i cardini del, dell'economia circolare, quindi eh, si è già accennato al quadro normativo con la comunicazione della, eh, della Commissione europea e in particolare le proposte di modifica delle diverse direttive del cosiddetto pacchetto sull'economia circolare, nonché ovviamente le eh, due nuove proposte che... 2016-2017 porteranno tendenzialmente in dote, quindi concimi da rifiuti organici e requisiti minimi di qualità per il riutilizzo delle, delle acque. In particolare volevo soffermarmi un secondo su quella che è la cosiddetta gerarchia dei rifiuti che è come dire, salita alla ribalta con la direttiva 2008 del, del 98, riguarda sostanzialmente gli interventi per quella che è tutta uh, l'attività di riduzione dell'inquinamento, soprattutto uh, da sorgenti eh, industriali, nell'ottica di garantire, eh, diciamo, con, uh, con una serie di azioni la massima sostenibilità eh, ambientale, eh, ma non solo, ehm, partendo, se vogliamo, anche in maniera propedeutica da quelli che sono i contenuti fondamentali del, del regolamento rich quindi quando parliamo sostanzialmente di prevenzione e di tutto quello che c'è a monte siamo già eh, con il nuovo anzi scusate con il regolamento eh, rich eh, nell'ambito relativo in particolare quando parliamo di prevenzione pensiamo ad esempio eh, alla direttiva del 2010 sulla, sulle emissioni eh, industriali tutto quello che riguarda eh, le best available techniques eh, la preparazione per il riutilizzo in particolare per i prodotti quindi verificare la permanenza di caratteristiche, ehm, delle caratteristiche eh, originarie e non perdere tutta una serie di informazioni tutto quello che è riciclo eh, che significa sostanzialmente remissione nello stesso ciclo quindi eh, garantire la sovrapponibilità di, dei diversi profili dei, dei profili di, eh, di identificazione e il, il, il recupero eh, di materiali o, o di energetico ehm, che tendenzialmente eh, riguarda la reintroduzione, nello, nello stesso, non, tendenzialmente non nello stesso livello di, di valore economico, fino ad arrivare nell'ottica della sostenibilità minima allo smaltimento, quindi relativamente appunto all'eventuale conferimento in discarica o alla termovalorizzazione eh, di, di quello che. Eh, che rimane. Quindi, l'impatto soprattutto eh, in termini del life cycle del, del regolamento RIC ehm, eh, riguarda appunto il ciclo di vita anche dei prodotti che sono sottoposti eh, a RIC, quindi sostanze, miscele e articoli nel caso del, del RIC, appunto, nell'ottica, visto come, come è stato citato poc'anzi, anche di una cronica carenza di, di materie prime a, a livello eh, nazionale. e per quello che riguarda il REACH, eh, la gestione del, del rischio lungo tutto il ciclo di vita del, del, del chemical, quindi già citato, ehm, incluso appunto il, il, il riutilizzo. I ricci in questo caso, diciamo propedeuticamente anche all'economia circolare, eh, può essere visto come elemento di, di, di governance, funzionale alla valutazione ehm, del rifiuto, in particolare diretta a favorirne eh, riuso appunto, e riciclo. Si è citato e si cita il, pro, il, il design del prodotto come una delle attività chiave in ambito economia circolare, quindi. Eh, riciclo già insito nel design del prodotto stesso e eh, creazione di un relativo mercato, quindi tetra pack, ma anche ad esempio vetro, carte, metalli. Eh, L'introduzione del punto di vista molecolare nel product design, quindi la composizione chimica delle, delle sostanze, e ovviamente questo porta con sé la necessità di conoscere e, e comunicarne, ehm, non solo per le sostanze, ma anche per miscele articoli, l'esatta composizione come un qualcosa che incide. Eh, in maniera rilevante sull'aspetto economico e, e produttivo. Sostanzialmente quello che eh, diciamo a livello di mh, pianificazione di politiche dovrebbe essere eh, come dire, spinto è una, la, diciamo un input all'equilibrio fra eh, l'efficienza nel, nel riciclo e, come, come appunto è già stato citato, l'eliminazione di specifiche sostanze pericolose dai prodotti come diciamo, attività prioritaria rispetto a... A riciclo del suo stesso si pensi a um, sostanze come, come l'amianto eh, quello che sostanzialmente si dovrebbe perseguire è quindi un migliore allenamento tra le diverse legislazioni quindi rifiuti e sostanze chimiche e eh, appunto comunque eh, l'implementazione ehm, del regolamento riccia alle sostanze recuperate dovrebbero essere basate dovrebbe essere basato non solo non sul rischio ambientale effettivo basata scusate, sul rischio ambientale effettivo, eh, ma soprattutto non dovrebbe ostacolare le attività di, di riciclo e riuso. Nelle attività a monte di questo quadro, quindi relativamente a RIC è stato cofinanziato dalla Commissione eh, europea attraverso il programma LIFE il progetto in Rich che vede come coordinatore capofila il nostro consorzio insieme a Federchimica, al centro e all'istituto... Mario Negri è un, un progetto pre, mh, della durata prevista di 36 mesi eh, con un budget complessivo che affronta proprio nell'ottica, diciamo come è richiesto a tutti i progetti LIFE, un, un problema ambientale specifico con riferimento al già citato articolo 1 del, del regolamento RIC, quindi... Ehm, eh, diciamo ha come ehm, obiettivo globale la riduzione di tutte quelle criticità che sono legate all'accesso all'area economica europea di chemicals quindi sostanze miscele o articoli con una serie di informazioni incomplete o non conforme a RICE durante le operazioni di importazione. Quindi non è un progetto di ricerca scientifico, è un progetto diciamo, più in ambito eh, logistico, gestione della catena logistica, gestione delle informazioni in ottica. Eh, coerenza e completezza. Oh, ovviamente ehm, un po' di sorpresa, è svelata, in quanto il, il dottor Pistolesa ha. Ha svelato l'arcano poc'anzi, ma ehm, mi permette questo di recuperare già un, un po' di tempo cinque obiettivi fondamentali del, del progetto, quindi portare intorno a un tavolo una serie ehm, diciamo, importante preferita di stakeholder, dalle piccole imprese fino alle autorità competenti e le associazioni di categoria. Ne abbiamo selezionati più di 170, eh, a vari titoli durante il progetto, fra supporto, interviste e test. Eh, L'identificazione delle 25 maggiori criticità che riguardano gli impatti dell'implementazione del regolamento RIC sulla catena eh, di, di fornitura, quindi in particolare stiamo parlando di importazione, stiamo parlando delle informazioni che il produttore ex europeo deve garantire all'importatore e che l'importatore deve essere in grado di... Eh, eh, diciamo, raccogliere e eh, valutare dal punto di vista della completezza e della coerenza delle informazioni che appunto ha disponibili eh, in modo che sia ehm, diciamo, tutelato, eh, tutelato, no, che sia eh, diciamo, eh, coerente la sua attività con quanto richiesto dal, dal regolamento e dalle autorità competenti. Una roadmap è stata definita con una serie di soluzioni proposte per ovviare a queste criticità, in particolare per un piccolo set di queste eh, si sono previste delle attività dimostrative basate sullo sviluppo di quello che noi abbiamo chiamato framework, che è sostanzialmente un insieme di procedure guidate ed ICT a supporto. ICT non significa l'ennesimo strumento informativo. Eh, vedremo brevissimo di, di cosa si tratta. Quindi sostanzialmente è un problema di gestione eh, del, dell'informazione. Vi do qualche esempio proprio a livello di, eh, di, di flash, di problemi che abbiamo incontrato Nella della proposta, durante la stesura della proposta e in corso di sviluppo del progetto stesso, quindi problemi di gestione del, dell'informazione eh, durante l'accesso all'area economica europea, la mancanza di template armonizzati. E il disallineamento fra le nomenclature armonizzate, in particolare fra i codici TARIC utilizzati per l'importazione a livello doganale e eh, le definizioni di sostanze miscele articolo e quello che mh, ne consegue a livello proprio di regolamento, l'utilizzo di database diversi per la gestione di queste informazioni. Eh, e Um, ad esempio um, informazioni che ricadono sotto differenti uh, regolamenti come ric, cosmetici, alimentare o agrochimico. Uh, la mancanza della definizione di un ruolo preciso e specifico, che in realtà poi nella, nella pratica quotidiana c'è, per l'agenzia delle dogane nei confronti del ric, perché nel regolamento se voi andate a fare una ricerca questo ruolo non è definito chiaramente, anche se ovviamente si sta lavorando a livello di, di Dogano europeo, anche per, europee, per la soluzione di, di, questo, eh, di questo problema. Dal punto di vista della gestione dell'informazione, noi abbiamo eh, classificato più di 20 sistemi informativi diversi, contandone il meno possibile a livello europeo, quindi ovviamente quelli ufficiali di ECA, ma tra quelli sviluppati autonomamente dalle imprese, quelli presenti a livello nazionale, quindi potete immaginare... Eh, forse in questo caso la, la difficoltà di chi comunque si trova ad effettuare questo tipo di operazioni, quindi parliamo di importazione nel, nel quotidiano, non solo dal punto di vista normativo, ma anche proprio dal punto di vista della gestione del, dell'informazione. Casi pratici come ad esempio la distinzione fra ehm, diciamo il referente ai fini rich e il referente ai fini dell'importazione. Eh, io ho parlato due settimane fa con... Eh, nuovamente con gli spedizionieri eh, che molte volte si appoggiano anche a spedizionieri doganali, quindi ci sono tre o quattro soggetti che gestiscono l'informazione nel corso eh, di una stessa operazione di importazione. Sostanzialmente il progetto vuole essere di supporto nel, nella diciamo, garantire che quanto è prodotto eh, diciamo, eh, fuori dall'Europa e importato oh, sia sottoposto tendenzialmente agli stessi controlli a livello di gestione dell'informazione di quanto eh, è prodotto a livello europeo. Questo perché, ovviamente, quando una mm, chemical quindi una sostanza, una miscela, eh, viene da fuori, in caso di incidente o di problemi, le ricadute ambientali sulla salute eh, avvengono nella destinazione finale d'uso. Quindi, in questo caso. Sul, sul suolo europeo. Eh, che cosa, di, cosa sta dimostrando, diciamo mh, nel senso vero e proprio del termine, quindi partecipando insieme alle, alle imprese autoritarie competenti il progetto, eh, che è possibile eh, sviluppare un, un modello di, di processo e di operazioni supportato da una piattaforma ICT, un'applicazione un che abbiamo chiamato RCAP. Eh, reso disponibile per eh, supportare il controllo della completezza dell'informazione legata al, al RIC eh, durante l'importazione di sostanze e miscele articoli da fuori Europa, quindi da un produttore eh, extraeuropeo eh, tendenzialmente, ad, ad un soggetto basato sul su territorio europeo, in particolare eh, italiano. Molto velocemente trovate appunto comunque tutti i riferimenti. Esiste un sito di progetto con dei tutorial che spiegano come funziona l'applicazione. Ed è possibile ancora per un paio di mesi circa ehm, registrarsi per, per fare dei test insieme a noi e darci una, una mano da questo punto eh, di vista. Che, eh, insomma, mh, mh, vorrei sottolineare che il progetto nasce per supportare gli importatori e le aziende e incontro al favore delle autorità competenti, quindi la parola chiave è concertazione, non, è, non vuole essere un qualcosa comunque eh, imposto dall'alto perché magari presentandolo in due minuti eh, l'impressione può essere questa. Informazione di servizio, uno dei risultati del progetto è... La partenza di un, di un master per la figura per lo sviluppo, mh, eh, scusate, per la creazione di una figura professionale mh, coordinata all'Università di Genova insieme a TICAS, che prende appunto il via da, da molti problemi che sono emersi durante il, eh, il, il progetto. Questi sono gli indirizzi di riferimento, e eh, gli ultimi minuti della presentazione li dedico a. Presentare l'iniziativa Reach Enforcement che è praticamente eh, l'attività la, um, fatta dai partner di progetto insieme alle autorità competenti che riguarda la cessione dei risultati del progetto. Ehm, per Quello che riguarda una possibile diciamo, applicazione eh, pratica di, di quanto è emerso, mi spiego meglio. I progetti LIFE, Policy and Governance, servono per sviluppare eh, e supporta scusate, per supportare lo sviluppo di politiche e, e normative a livello ambientale con tutta una serie di strumenti. Noi in questo caso ehm, abbiamo reso disponibile ancora prima della fine del progetto una serie di risultati che sono sostanzialmente le analisi di processo e software che è stato sviluppato. E come progetto, ci tengo a sottolineare come progetto, ehm, abbiamo presentato una... Ehm, diciamo, uh, la possibilità di creare una single window nazionale anche per il rich così come avviene già in, in altri ambiti sfruttando il fatto che è stato fatto un accordo a livello di sportello unico uh, doganale per includere eh, diciamo, in fase di analisi le tematiche rich i partner hanno già firmato um, una, un accordo relativo i vantaggi sono tanti e sono concreti sia per gli importatori che possono avere una sorta di pre-clearing quindi sapere eh, prima ancora che la merce parta se ci sono problemi o meno relativi all'informazione dal punto di vista del, del, dell'importazione, sia eh, diciamo perché queste informazioni che sono richieste sono state definite sotto l'ombrello del RIC insieme all'autorità competente e insieme alle imprese relativi ehm, eh, soggetti e rappresentanti di, di categoria, ma ovviamente i vantaggi sono anche dall'altra parte, quindi delle procedure semplici, automatizzate che possono raccogliere dati che in questo momento non sono raccolti. E una trasparenza anche nei confronti dell'autorità doganale, soprattutto per quello che riguarda l'utilità di collegare ai ehm, diciamo, codici doganali tutta una serie di informazioni RIC che in questo momento sono un po' sparpagliate in, in vari ambiti. Ehm, la Commissione Europea sta già muovendosi da anni in questa direzione, cito ad esempio la direttiva 2010 per la digitalizzazione delle dell attività. Eh, portuali e in questo momento molte aziende ci hanno detto sì ma noi abbiamo già i nostri sistemi però non è possibile garantire l'interoperabilità di questi sistemi fine reach soprattutto anche perché una singola window nazionale italiana per il reach non, non esiste quindi questo è un suggerimento che diamo per risparmiare tempo, costi eh, per avere diciamo, dei dati utili e certificati anche per la valutazione di impatto eh, ambientale, eh, scusate di impatto eh, socio-economico. Chiudo appunto mh, sottolineando quanto ho accennato prima dal dottor Pistolese, cioè questi dati eh, si può ottenerli dal produttore extraeuropeo, come già avviene tendenzialmente in ambito Organizzazione Mondiale del Commercio, inserendo delle clausole specifiche eh, che ehm, a livello di contratto in un certo senso portino all'interno dell'ombrello RIC anche chi comunque è fuori dal territorio della Unione Europea. Eh, ringrazio il dottore Giannazzi e passiamo all'ultimo intervento previsto nella giornata. Eh, la dottoressa Orlandi del Consiglio Nazionale dei Chimici eh, ci presenterà eh, L'intervento catalizzatori per un'economia circolare, dove catalizzatori non va inteso in senso chimico, ma in senso figurato, cioè l'individuazione di metodi per eliminare o ridurre gli ostacoli allo sviluppo dell'economia circolare. Avrà bisogno di qualche secondo, per... è stata velocissima, quindi via. Allora, ringrazio innanzitutto il Ministro della Salute per aver previsto appunto un nostro intervento. Eh, Alcune di queste slide, come è stato già detto in precedenza, visto che avrete modo di poterle vedere, le passerò via veloce anche perché sono state ampiamente alcuni argomenti già trattati dai colleghi precedentemente. E ringrazio anche il collega appunto del TICAS che ha ricordato il master a cui il Consiglio nazionale dei chimici ha appunto ha dato 75 crediti proprio per l'importanza che crediamo che abbia il ruolo della chimica nell'ambito dell'economia circolare. Giusto solamente una breve informazione per chi appunto non sa, eh, nel 1928. Lo Stato decide appunto che il chimico sia una professione a tutela della salute e della collettività e pertanto come tale la istituzionalizza e ne evidenzia quelli che sono i ruoli, i compiti e le professioni fino all'ultimo decreto che è il DPR 328 del 2011. Come detto in più occasioni, anche nell'ultimo convegno sulla green chemistry e la sustainability che è stato tenuto a Venezia, i chimici hanno ruolo in questo. Come il collega precedentemente ha sottolineato, il territorio eh, italiano è un territorio che è caratterizzato molto spesso da imprese non sempre di grande dimensione. Ma di piccole e medie imprese che spesso tra di loro fanno filiera proprio per riuscire ad avere degli scopi commerciali. Ecco, in quest'ottica moltissimi chimici operano. Mi ha fatto piacere leggere nell'elenco di quelli che sono stati i relatori della giornata diversi iscritti agli ordini dei chimici, di chimici professionisti. Eh, proprio perché l'attività che viene svolta nell'ambito di consulenza RIC, nella consulenza della gestione dei rifiuti, che sono direttamente collegati, è proprio in quest'ottica dell'economia circolare. Proprio un nostro collega rappresentante presso l'ECA per quanto riguarda l'EUCHEMS, che è l'associazione a livello internazionale eh, che raccoglie tutti quelli che sono eh, i chimici professionisti. Come è stato ribadito in precedenza, eh, l'economia circolare eh, ha un obiettivo unico, che è quello appunto di dare un valore a quello che è il nostro prodotto dall'inizio alla fine. Un valore che deve basarsi non tanto sul solo life cycle assessment, cioè una valutazione del ciclo di vita, ma anche di un modo di pensare, un life cycle thinking, cioè partire pensando che il prodotto abbia una sua origine, uno suo riutilizzo continuo nel tempo e un miglioramento nel tempo, tenendo presente delle difficoltà. La nostra presentazione vuole essere, come diceva appunto prima il collega, eh, un punto di vista su porpore degli interrogativi per il futuro. Questi sono i target che ci pone l'economia circolare. L'Unione Europea, in due documenti, quello del 2014 e quello del 2015, va verso un'indicazione di zero rifiuti e ci dà un piano di azione. Un piano d'azione che, guardando anche la politica attuale, la politica del futuro, basti pensare solo al ruolo che avrà in futuro il TTP come il TTP, influenzerà sull'aspetto del regolamento RIC e quindi sull'Unione Europea se questo andrà avanti eh, è, un, è, un vuolo, è un piano ambizioso vediamo dei contrasti ovviamente in questo eh, il, il contrasto principale è, è quello classico basta leggere i due regolamenti cioè i due scusate, i documenti della commissione e vediamo che non compare esplicitamente la parola RIC già in questo è, è uno dei punti chiave in più, basta pensare semplicemente questo, come è, com è stato detto, In due, nello stesso momento, nello stesso discorso, due contrapposizioni. Dobbiamo migliorare la tracciabilità, dobbiamo migliorare il modo per individuare quelle che siano le sostanze pericolose, però nello stesso tempo eh, i prodotti riciclabili devono essere totalmente liberi da sostanze pericolose. Come comprenderemo bene, è alquanto difficile, anche perché... Eh, Dobbiamo essere preparati e il consumatore deve essere preparato perché alla fine noi stiamo parlando di chemicals, ma dobbiamo pensare poi al consumatore. Il consumatore, come è stato ribadito da alcuni durante la giornata, deve essere informato. Quante informazioni abbiamo visto sulla televisione? Basti pensare a come quella famosa X è diventata, non so, dico in maniera molto semplicistica e sempliciotta, eh, un punto di domanda. Bene, il consumatore medio non sa questo. È ancora convinto che la X faccia male, il punto esclamativo, beh, non c'è più la X. Quindi anche l'informazione a valle deve essere curata maggiormente, soprattutto le istituzioni. Secondo me e le aziende si devono fare carico di questo. E eh, nello stesso tempo dobbiamo essere preparati, come diceva il collega prima, per quanto riguarda il cadmio, quindi quello che riguarda i legacy additives, ad un periodo di coesistenza, quello che si produceva 20, 30, 40 anni fa. Eh, lo avremo ancora per molto tempo in alcuni edifici, ma ovviamente la sua riciclabilità non sarà mai totale al 100%, quindi eh, dobbiamo tenerne conto di questo. Le opportunità che intravediamo, opportunità per i chimici professionisti, per le imprese, per le imprese di settore. Quelle di nuove tecnologie, soluzioni, innovazioni, innovazioni che non ci arrivano solamente dall'Italia, anche se ricordiamo che l'Italia è una fra le più grandi eh, nazioni che ha portato avanti il trattamento, il riciclo, anche di cose non normate. Eh, ma anche ci st stanno venendo da altre parti. Abbiamo avuto occasione nell'ultimo in incontro che c'è stato qua a Venezia, che è stato l'incontro della IUPAC, di vedere presentazioni, ad esempio dall'Africa o quant'altro su quello che può essere come riutilizzare ad esempio tutte quelle piumane, tutte le piume che arrivano dai polli, ad esempio, che è un problema grosso, come sono riusciti a utilizzarli come prodotto per la concia. Quindi eh, anche queste, queste innovazioni che ci arrivano da fuori sicuramente possono portare verso questa economia circolare. Come dicevo prima, non solo un life cycle assessment, ma soprattutto un life cycle thinking, che passa anche tramite il consumatore. Quindi anche la, eh, la cultura, lo sviluppo della culturale, qualcuno diceva prima la Germania... Magari un 30% in più, è anche quello un aspetto di tipo culturale che deve essere curato per portare avanti questo obiettivo comune, che, che di un obiettivo comune si tratta. E anche ovviamente non più solo limitarsi a quelle che sono le blacklist, la sua la sostanza ormai è una sostanza of sostan very high concern, e, e quindi di conseguenza: bisogna no, eh, essere proattivi, non solo successivamente. Eh, basti pensare all'esempio della formaldeide, tutto il tempo che c'è trascorso tra quando è stata dichiarata e quando non è stata dichiarata cancerosa, ad esempio, e poi tutto quello che è il mercato delle materie prime e secondarie. Per quanto riguarda le normative, come hanno sottolineato più di un collega, eh, non c'è coerenza ancora nelle normative, non c'è dialogo diciamo, tra le normative. Quindi, sicuramente ci sarà la necessità di revisionare il quadro normativo, in particolare quello del recupero dei rifiuti che non devono essere visti semplicemente come un riciclo, prendo e riduco un impatto, ma devono essere visti in maniera diversa, quindi con un'ottica di un recupero di una materia e dell'energia. Per quanto riguarda l'aspetto sempre appunto per il recupero dei rifiuti, eh, noi sottolineiamo l'importanza che l'Italia aveva sì poche risorse, ha ah, poche risorse effettivamente, basti pensare a... a alla, proprio al, al nostro territorio, alla costituzione geografica geofisica del nostro territorio, però è una fra le prime nel, nel recupero del vetro, dei rotaie metallici, ma anche la carta e il tessile. Abbiamo un quadro normativo, non sto a dilungarmi, che sicuramente necessita di essere migliorato. In particolare, le opportunità per quanto riguarda i rifiuti urbani. ecco, L'obiettivo che ci pone l'Unione Europea è è importante quello di arrivare a diminuire di una determinata percentuale rilevanti i rifiuti urbani e anche in questo eh, dobbiamo tenere conto eh, di alcuni concetti come quello ad esempio dell'incoerenza che passa fra definire il concetto di simile e assimilabile quindi non stiamo a pensare alla tariffa ma pensiamo più alla differenza che, che incorre tra un, 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 un prodotto e un prodotto che va di discarica. Quindi per quanto riguarda sempre sui rifiuti eh, tutto l'aspetto delle norme nazionali che sono disallineate rispetto appunto sul quadro delle sostanze, delle miscele e gli articoli del RIC, a volte quella che è la confusione che si è generata tra eh, i criteri di identificazione delle sostanze e i criteri di accettabilità. Qualcuno prima parlava appunto delle specifiche di, del prodotto. Anche quello è importante. Ci sono dei prodotti dove le specifiche le determinano i clienti, i clienti italiani ma anche clienti esteri. Lo ricordiamo che prima si parlava della normativa dei prodotti per quanto riguarda il fuoco. Beh, eh, gli antifiamma hanno delle normative diverse nei vari paesi, ma soprattutto i test. Se noi andiamo a certificare un nostro pannello eh, in Italia, abbiamo la N13501, andiamo in America, la andiamo a fare certificare al GovMark, andiamo in Canada, andiamo all'UCLS, cioè e ciascuno ha un metodo diverso e di conseguenza anche i prodotti che ci permettono di garantire di arrivare a determinati livelli eh, sono differenti. Per quanto riguarda ovviamente le sostanze recuperate, anche importante è il ruolo della, della gestione del recupero e quindi del, del gestore, che dovrà avere a disposizione una serie di dati, cosa che non sempre oggi è sempre a sua disposizione, quindi tutti i dati legati... Eh, al, al, al prodotto che deve destinare al recupero, l'informazione, anche prima si diceva anche accanto ai dati c'è anche la problematica delle distanze, la problematica economica che ovviamente si intrapporrà con quello che è l'aspetto dell'economia diciamo, del, circolare. E in più eh, i rifiuti sono, lo dice stesso regolamento, sono esclusi. Lo stesso regolamento però parla di sostanze recuperate che cessano lo stato di rifiuto se rispettano dei criteri definiti nella direttiva quadro sui rifiuti. Quindi anche qui, di nuovo, il dialogo importante tra eh, il RIC e, e l'aspetto delle sostanze recuperate, quindi tutta quella che è la normativa sui rifiuti. E infine, che così lasciamo un po' più di spazio per eh, eventualmente il dibattito, anche per quello che è stato l'intervento precedente della, della dottoressa per quanto riguarda Federchimica, eh, su questo sono breve. Eh, le sostanze recuperate, ecco quello che si diceva prima dei legacy additives, bisogna essere pronti perché non ci sono solo le materie plastiche, ci sono tanti altri materiali, tante materie che sono state utilizzate per anni che eh, ci troveremo a, a dover vedere come gestire, come recuperarle, mh, come poterle riutilizzare anche in altri ambiti. Eh, e soprattutto anche determinare quando quella quantità di quella sostanza che c'è all'interno rappresenta un'impurezza e quando quella invece dà una vera e propria problematicità. Quindi anche tutto questo aspetto avrà sicuramente modo di essere approfondito, se dovrà essere approfondito in un futuro, per poter permettere diciamo, a quello che poi è l'utilizzatore finale, quindi il consumatore di essere tranquillo nello scegliere il suo prodotto, essere sicuro che quel prodotto non gli, non gli darà un problema, essere sicuro che quei mobili che si è messi in cucina non li metteranno eh, per i prossimi anni. Quindi la tranquillità deve essere uno degli elementi chiave nell'ambito dell'economia circolare ed è necessario che ci sia da parte di tutti gli stakeholder, dalle autorità alle imprese a quelli che sono i professionisti. Quindi come scopo appunto quello di, eh, di garantire eh, una migliore qualità eh, della, della vita. Lascio... E ringrazio la dottoressa Orlandi che è stata assolutamente nei tempi, anzi anche leggermente più veloce. E quindi a questo punto abbiamo qualche minuto per le domande diciamo, che sono, vi sono sorte nel corso di queste due sessioni. E vediamo se tra i, tra i rimasti c'è qualcuno che ha ancora energie. Prego. Allora, eh, si tratta di un'attività di controllo documentale, quindi parliamo di documenti, parliamo di tutti i dati che devono esserci, che sono stati definiti in un modello insieme da Ministero, da associazioni di categoria e da imprese e a vario titolo, in varie forme, la coerenza di questi dati che sono messi, quindi il controllo, un controllo diciamo... In questa fase di test minimo ma ovviamente poi in produzione approfondito sui dati che vengono messi che sono comunque dati che sono già a disposizione dell'azienda che importa in maniera virtuosa quindi non chiediamo delle altre cose in più ma tendenzialmente all'interno di un sistema di questo tipo che in produzione dovrebbe funzionare secondo la logica digital once cioè io non ho uno schermo per il ricci, uno schermo per il dogane, uno schermo per l'impresa, ma inserisco i dati in un punto solo e poi c'è cioè, l'interoperabilità e sotto lo sportello unico i dati sono resi disponibili da tutti. Però non, se, cioè, non parliamo di un buco nel container, quelli sono, sono altre problematiche, quindi qua risolviamo un problema di un, di un gap forte eh, nella eh, gestione di queste informazioni che in questo momento sono sparpagliate, non sono... Disponibili eh, a vario livello, quindi sia per gli operatori della dogana ma anche, ad esempio, proprio per l'autorità competente. Senti, sì, vorrei completare quella, quella risposta che ha dato Giannazzi. Eh, questo è ovvio che è un discorso relativo al format che metteremo sul sito del Ministero della Salute. Quando facciamo le ispezioni, noi controlliamo i dati che avete scritto su, quella, su quel format. Allora, in quel caso, se il, eh, la quantità. E l'identificazione della sostanza non c'è chiara, vi potremmo chiedere di fare un'analisi per dimostrarci che è quella no? che effettivamente avete importato e non è un'altra. Questo mi sembra scontato, ma difficilmente arriveremo a sospettare che un importatore invece di importare. Una, una, un, un principio attivo che so di qualsiasi mi ha portato della cocaina o dell'eroina è difficile che andremo a fare queste analisi così eh, alla carlona solo quando ci sono seri dubbi ma questi dubbi vengono fuori dal, dalla valutazione del rischio a livello doganale che è, è il frutto di esperienze negli anni di eh, aziende che hanno operato male che rimangono segnate in un registro noi creeremo in modo che le dogane ogni volta che li vedrà passare metterà le antenne per sistemare, per verificare con attenzione. Questo è un discorso esclusivamente di vigilanza. Quel prodotto di Giannassi ha un altro obiettivo ed è quello di eh, permettere a noi della vigilanza di avere un quadro su tutte le importazioni, fare valutazioni statistiche e dare alla, alle dogane l'ok okay, o il diniego a mandare via il prodotto o a farlo entrare nel nostro territorio. Sì, ovviamente io stavo mm, rispondendo come proposta del progetto non ovviamente Onbialfo del Ministero. Va bene, via, è del tutto eccezionale. Sono stato troppo veloce, ok. Sì, sì, sì. Rispondo io. Il, eh, questo non è, po è possibile, esiste già, nel senso che l'Europa attraverso il forum ha eh, analizzato tutte le restrizioni che abbiamo nel legato 17 e per ognuna di esse ha messo su il metodo di analisi per, eh, unico europeo, tenendo conto anche dei metodi di analisi volontari, eh, perché molti paesi avevano dei metodi diversi da quelli scritti nella restrizione si è uniformato il tutto e questo verrà pr prossimamente molto presto pubblicato è un lavoro in cui abbiamo partecipato anche noi con eh, spirito di collaborazione con la commissione eh? è un lavoro della commissione non della DigiGrow non dell'ECA dell eh, prego signora è più, velo più alta voce più alta allora, la prima domanda sempre riguardante questo tool, chiamiamo questo nuovo cloud per uh, le importazioni. dovremmo imputare le informazioni, presumo di identificazione della sostanza eventualmente richieste e anche i tonnellaggi, le quindi ogni volta se noi importiamo la stessa sostanza, ogni giorno, ogni giorno dovremmo no. no, le tonnellaggi Il vantaggio è globale, annuale, quindi se lei ha una previsione di, di importare 2000, chili, eh, 2000 tonnellate, mi segna 2000 tonnellate, a noi ci interessano fasce ben precise, eh, da, ci interessa da 1 a 100, da 100 a 1000 e da sopra 1000, eh, lo capite da voi perché eh, ci interessano queste, no? Seconda domanda invece riguarda l'esabromo ma comunque una domanda, è una domanda da, da leggersi un po' trasversalmente sulle sostanze in autorizzazione. Allora, le sostanze in autorizzazione ovviamente avranno una vita breve, nel senso che comunque eh, saranno destinate ad avere un tempo limitato di produzione dopo. Sì. Ecco, insomma, comunque diciamo nel termine al di sotto di dieci anni, variabilmente. Ok. Eh, queste sostanze però non vuol dire che scompaiono. L'esabromo ciclododicano comunque rimarrà negli articoli perché questo, questo è presumibile che questi articoli entrino, abbiano, diciamo, ricompariranno, rifarà, ripresenteranno il problema nel momento in cui noi smantelleremo i cappotti con i ventanti delle nostre case tra 30 anni: 20 anni, 30 anni a quel punto noi dovremmo prevedere una sorta di picco di queste sostanze nuovamente nell'ambiente o comunque presenti. Andranno a impattare su incenerimento? Andranno a impatta no, perché l'economia circolare a quel punto ci dirà che non possiamo ricorrere all'incenerimento. Come concepiremo queste sostanze ai concern? Non eliminabili fisicamente perché non sono trasformabili, però presenti in un'economia circolare che non può escluderli. Il, eh, per motivo mo di questo tipo, no? chi fa riciclo? Ha ah, dei limiti di concentrazione da rispettare delle sostanze SVHC dentro l'articolo, il, il materiale che recupera. Quello non ha detto che eh, se recupera una bottiglia di plastica, di PV, eh, questa plastica avrà dei fattalati. Noi gli diremo che non può andare oltre un certo limite di fattalati. Lui, se va oltre, non lo può mettere poi in commercio. Quindi, se supera quello 0,1%, per esempio, non può andare in commercio una plastica con un 0,1% dentro. E eh, che fa lui? Lui se, se ne trova invece 0,5 dentro, no? per scendere a 0,1 diluisce, quando è prodotto vergine questa, questa PVC, questa plastica, questo PET, me lo diluisce in modo tale da abbassare il livello di, di eh, fattalati che vi sono contenuti. Questo esercizio a lungo andare farà sì che finirà la presenza del fattalato nel tempo perché ogni volta lui me la deve abbassare o diluire fino a quando non scomparirà il tutto. Poi la plastica che viene fatta adesso non ha dentro queste sostanze. Cioè se noi prendiamo le, la gomma per penne, pneumatici, no? la, 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 la normativa che è iniziata il 1 dicembre 2010 prevede un ppm di e 10 per tutti gli ipa. Ora, se io nel truciolà, nella gomma che uso per i campi di calcio e nel ne ho delle quantità superiori, De, non le posso mettere nei campetti di calcio perché le devo abbassare a un limite ora eh, di 0,1%, cioè 1000 ppm, vado oltre quello delle ruote no? che ci sono in circolazione, però c'è un limite adesso che è 1000 ppm per quella gomma, il 0,1%, ecco. eh, che prima invece era fuori controllo, prima del 1 dicembre 2010. Gli IPA nei primarchi potevano arrivare a limiti in, in, in enormi, altissimi, noi l'abbiamo verificato controllando 13 campi di calcio, 3 di questi erano pieni, 15 campi di calcio, pieni di IPA, no? ma a livelli da stratosferici. Ora questo non potrà più accadere, Quindi il, e poi se tu, voi mi metti a dire che gli IPA non mi vengono dalla gomma, mi vengono dall'asfalto, questo è un altro capitolo, se vogliamo metterci a viaggiare sul cemento è un'altra storia. Il, ma se eh, vogliamo continuare a usare l'asfalto siamo certi che IPA li, li possiamo anche trovare lì no? nel bitume dell'asfalto comunque una cosa che qui non è stata detta in questa sala a proposito di economia circolare che il, il Ministero dell'Ambiente ha istituito un tavolo per trasformare gli end west in materie prime e secondarie e ha già realizzato anche con la nostra collaborazione due decreti per, fare, per passare dal conglomerato bituminoso che sta lungo le strade, a quello riciclabile, riutilizzabile e, e si possono fare altre strade. Vi sono dei limiti di concentrazione delle sostanze che tollerate, anche molto pericolose, ma c'è un limite per cui tu puoi riutilizzare il catrame, il, che io chiamavo catrame prima, eh, si chiama conglomerato bituminoso, l'asfalto, lo puoi riciclare se rispetti quei limiti di concentrazione. Un altro decreto l'abbiamo fatto sulla gomma, ancora non è, eh, nessuno dei due è stato pubblicato, eh, però vi abbiamo, eh, sono pronti per essere mandati a Bruxelles per la verifica della compatibilità del libero mercato. La gomma per pneumatici cioè un, abbiamo scritto tutti insieme un decreto che trasforma l'End West in, in materia prima e secondaria. Il prossimo di questi decreti sarà per la plastica. La plastica, spero che sarà per la plastica, spero perché non sono solo che lavora su queste cose, si concorda con tutti. Quindi, se la maggioranza decide di, invece della plastica di fare il vetro, si fa il vetro. Comunque, arriveremo man mano ad avere dei dispositivi. Attenzione, eh, questa competenza eh, ci aspetteremmo che fosse europea, no? Non lo è, perché la Commissione non vuole caricarsi di questo compito. L'ha detto chiaro e tondo: è una competenza degli Stati membri. Poi arriveremo il giorno in cui dovremo uniformare tutte queste norme, e allora l'Europa farà dei regolamenti come i decreti che abbiamo scritto per ora sul catrame eh, e sulla gomma. Grazie, c'era il dottor Paris che voleva aggiungere qualcosa? Eh. Che ha chiamato in causa l'esabromociclo dodecano. No, la signora. Eh, allora, eh, il discorso bisogna distinguere chiaramente il preesistente, per cui non ci si può fare nulla, dal nuovo. L'autorizzazione e la POP regulation prevede un'etichettatura dei pannelli di, di esabromociclo eh, additivati con esabromociclo dodecano quelli non potranno essere riciclati, i pannelli coibentati di vecchia data non possono essere recuperati, il limite di, eh, per l'immissione in commercio in articoli nuovi è molto basso d'altra parte, lo 001% che non consente ampi margini, però voglio dire l'autorizzazione è precisa, le sostanze autorizzate non potranno essere in nessun modo riciclate, dovranno essere etichettate dove c'è eh, il ritardante di fiamma. È ovvio che l'economia circolare tenderà poi a depurare, però insomma, per le sostanze estremamente preoccupanti il riciclo non è, non è ammesso. Se c'è ancora un'ultima domanda, eh, altrimenti, eh, sì, diciamo, facciamo quest'ultima domanda. Eh, o il microfono o voce più alta? Io sento solo Pietro Paz. Senta, lei non ha un microfono lì. Davanti, eh, parlare, qualche, due file più avanti ci sono i microfoni sì, no. eh, chiedevo eh, con questi diciamo, continui aggiornamenti delle schede di sicurezza e eh, scenari di esposizione come, come si può tutelare il datore di lavoro rispetto a, diciamo, a valutazione del rischio eh, in, all'interno di un'azienda per eventuali verifiche di, eh, diciamo, di enti di controllo in azienda, cioè deve fare in continuo questi aggiornamenti su ogni esposizione oppure ci sono dei, dei, delle tempistiche eh, sulla valutazione del rischio, insomma. Non è solo scenario di esposizione, comunque ehm, le, quello che deve verificare eh, il datore di lavoro è che nelle schede di sicurezza e negli scenari di esposizione sia compreso l'uso che lui fa. Se eh, è compreso, eh, sta a posto. Se non è compreso, deve eh, avvertire il suo fornitore e richiedere che venga inserito perché altrimenti lui poi di fronte a un'ispezione non sarebbe in regola. Sì, ma lui si preoccupava più che altro di un'ispezione che riscontra una non attuazione di uno scenario di esposizione scritto nella scheda di sicurezza estesa, il, il discorso è, è che se quello scenario esiste, come ha detto il dottor Castelli, ed è scritto nel CSR, Chemical Safety Report, allegato nel punto 16 della scheda di sicurezza, lei, lei sta a posto se lo realizza così come è scritto, perché è, è stato consegnato in fase di registrazione della sostanza, quindi in qualche modo validato dall'ECA, così so mi spiego. L'ECA ha una sensibilità assoluta come valutazione di un dossier proprio CSR perché è il punto nevragico di tutta la scheda dove tu metti le condizioni per cui l'operatore e l'ambiente circostante non abbiano effetto la sostanza non abbia effetto nessuno né, su né sull'altro è chiaro o ha qualche dubbio ancora? Sì, è no, chiaro, eh? chiaro non, non ho capito, non sentivo bene però sì, è chiaro è il microfono il che non è il della però. scheda allora, nella scheda di sicurezza lei ha il, il, quella stessa, ammesso che ce l'abbia, perché molte non ce l'hanno, quella stessa, bisogna che la sostanza per chi la fabbrica o la importa si supi 10 tonnellate. Allora in questo caso lui è tenuto in fase di registrazione a fare lo scenario di esposizione, cioè il CSR, Chemical Safety Report, Report che viene dal Chemical Safety Assessment. Una volta messo nella scheda ci sarà, mi auguro, il suo uso della sostanza, perché lei compra la sostanza da quel signore che l'ha registrata e, e avrà descritto per fila e per segno il suo processo. A quel punto lei prende la descrizione di come eh, garantire la non esposizione nell'ambiente dell'uomo, la, la realizza nella pratica, mette un aspiratore, mette i mezzi di protezione individuale, come ne è bella e rende possibile a noi ispettori di dire ok qui non c'è possibilità alcuna rispettato il che mi si riferisce il non c'è nessuna possibilità di contaminazione nell'ambiente dell'uomo in sostanza è lo stesso processo dei sistemi controllati di gestione in cui faremo poi eh, vi renderemo i dotti di quello che l'AFIS ha realizzato in cui vi è descritto pezzo per pezzo tutto quello che ci si aspetta, pressurizzazione, differenze di pressione, come ne bella, capito? Vi è descritto lì. E poi il, il, questo vale per le sostanze, ma vale anche per le miscele, perché l'ENES sta lavorando e sta completando il lavoro sulle, sulle, sulle miscele. Eh. Allora direi che a questo punto ridò subito la parola al dottor Pistolese per le conclusioni. Mi vesto di direttore generale. Che non sarò mai. Eh, scusa, scusa, Pietro, dica. Per fortuna. Eh. Va bene, sì. Eh, non, non so se tutti hanno sentito perché non aveva il microfono. Comunque, eh, i, poli, i polimeri, eh, quando è stato stabilito il RIC, è stato stabilito che non, non, non rientrassero, rientrano solamente i monomeri. Eh, diciamo che. Io posso immaginare che sia dovuto al fatto che sarebbe stato molto problematico e, e quindi si è deciso di eh, andare a fare il controllo sulla parte monomeri e quindi eh, il polimero è esentato a meno che all'interno del polimero non ci sia un residuo di monomero superiore a una certa percentuale. Eccetera. Pu può, darsi che, per esempio, può darsi che in futuro venga introdotta anche la parte polimeri, ma al momento non, non è prevista. È vero che il riccio nasce per la sicurezza dell'ambiente? Mi chiedevo il PVC che se brucia sviluppa di ossina? Come si ammessi? La, la può anche sviluppare, ma se lei ha dei, dei sistemi di abbattimento... Si fanno così queste cose? Ha ah, dei sistemi... Ah. Eh. Ecco, lo, Dunque, se... Eh, quando uno brucia una sostanza lo fa negli inceneritori autorizzati. I inceneritori autorizzati hanno dei sistemi di abbattimento dei fumi e di controllo delle concentrazioni delle sostanze che questi emettono che devono essere rispettati. Quindi, io mi aspetto che il, la sua diossina per la plastica che brucia. Comunque, lo sforzo nell'economia circolare, ne abbiamo parlato fino adesso, è quello di non bruciare. Questo lo fanno i tedeschi che hanno bisogno di bruciare e avere energia. Noi invece facciamo un lavoro diverso: non bruciamo niente e recuperiamo. Stiamo parlando di un incendio. Ah, un incendio? Vabbè, questa è una disgrazia che, auguro, che non auguro a nessuno, però. Eh, si è bruciata. Sì. Ma anche a Fiumicino, non vada così lontano, quando ha bruciato Fiumicino, si sono messi tutti con la maschera e eh, giravano con le maschere, con i filtri appesi alla maschera. Quindi, eh, eh, quelle sono emergenze e quindi hanno un trattamento eh, relativo all'emergenza. No, il, il RIC non si occupa dei grandi rischi, lì ci sono altre ah, eh, normative. Sì. Tra l'altro, devi sapere una cosa. Quando lei parla di riccio non, non trova a nessun punto del riccio le, i prodotti della combustione, cioè non, ve, non, pa, non trova scritto a nessuna parte che i fumi, sono, eh, che, in cui ci sono delle sostanze indubbiamente, eh, sono oggetto di attenzione del regolamento. Tant'è vero, gli incensi, io devo lavorare sulla normativa di sicurezza dei prodotti, perché non posso usare il riccio per gli incensi, quelli bruciano e liberano benzene. Eh, e formaldeide e Toluene, non, lo posso, non li posso toccare, come Rich, li posso toc toccare con la norma della sicurezza dei prodotti, l'Apex, okay? Questo vale anche per le sigarette, perché le sigarette sono fuori dal Rich? Perché le sigarette hanno un problema di combustione, non del tabacco, a meno che non se lo mangia, eh? E questo esisteva un tempo, si mangiava per il tabacco. Va bene. Procedi con le conclusioni. Devo fare il saluto così... Andiamo tutti a casa. È stato, è stato un evento importante, ben, ben organizzato, grazie, grazie. Il coordinatore del gruppo che ha organizzato questa conferenza, la dottoressa Luisa Cimonelli, ma il, quello che è l'impianto della conferenza, che non crediate che è un gioco da ragazzi, è qualcosa di complesso, di eh, stressante, è stato grazie a... Alle persone che hanno parlato, principalmente Carlo Zaghi, che ha dato un ottimo e perfetto contributo, anzi ah, direi quello che ha lavorato di più su questa conferenza, poi mi ci metto un pochino io, ma non ho fatto granché a dire vero. Invece, una è delle persone molto importanti sono Lucia Simonelli, che è lì giù, eh, è tutta una schiera di esperti, mista: Sara Bisceglie, che viene dall'Ispra, Nadia. Eh, Cerioli che è Bruna De Amicis dal Ministero dell'Ambiente, Stefano Castelli dall'Enea, Silvia Alverini dal CSC. Poi abbiamo anche eh, le, dei, dei collaboratori presso l'ufficio dove lavoro io, Giuseppe Cipolletti che ha avuto anche lui una partecipazione attiva e Antonio Laporta che la, eh, lavora anche lui presso il, il mio settore. E Maria Letizia Polci, chi la può dimenticare? Io direi che, ehm, che assieme a Luisa hanno svolto il grosso della, della preparazione. L'ufficio stampa ha realizzato delle ottime eh, cartelline, molto colorate, con eh, eh, copie di eh, eh, documenti dell'ECA eh, tradotti in italiano. Non possiamo lamentarci, la prossima conferenza non sarà al Ministero del, della Salute ma o dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico e Pietro Vissolese sarà da un anno in pensione. Grazie, grazie. Almeno spero, eh, spero. spero. Non, non credo, non credo, perché qua più vai avanti e più si spostano di sei mesi in sei mesi fino alla morte naturale. Grazie.